Quindi abbiamo sicuramente superato l'asticella non facile, un quorum, un statuto che era già stato superato in maniera ampia alle ore 19, quindi poi avevamo ancora 4 ore di possibilità di voto, e il 98,1% degli aventi diritto si espresse per il sì all'autonomia del Veneto, dall'altra parte dello steccato un miserissimo 1,9% di no. Era utile stessero a casa, perché era ovvio che chi andava votava sì. Vabbè, comunque non importa, insomma, cioè, ci stava qualche invito di andare al mare, però essendo ottobre diventava difficile, comunque clima non proprio propizio per andare al mare. Zaia ha esultato che metà basterebbe, nonostante ci fosse stato proprio in quella sera del 22 ottobre un attacco hacker che bloccò, se vi ricordate, il sistema di diffusione dei dati. Bene, ad andare in seggi furono oltre 2.300.000 elettori. Un Veneto che conta 4 milioni e mezzo più o meno di abitanti, insomma, ecco. Con la vittoria al referendum si rivendicavano maggiori competenze su 23 materie. Questo è permesso dalla Costituzione. Tra le materie ci stanno, ad esempio, i rapporti internazionali e quelli con l'Unione Europea, il commercio con l'estero, quindi prosecco a gogo, tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, alimentazione, protezione civile, dopo quello che è successo ultimamente, ragazzi, porti e aeroporti civili. Facciamo tanti auguri non solo alla nostra Gigia, nel cui nostro cuore vive sempre il suo spirito da gladiatore, ma anche i 15 milioni di esseri viventi che sono passati a miglior vita, o a peggior vita, non lo so, che sono ancora lì tanti da tirar su, e parlo degli alberi che, causa maltempo, abbiamo quindi sterminato. Detto questo, oltre alla protezione civile, porti e aeroporti civili, le casse di risparmio, le casse rurali, l'organizzazione della giustizia, però attenzione, in questo caso limitatamente ai giudici di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, questo è qualcosa che ci interessa direttamente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Ne ho elencati alcune, comunque ripeto, si possono richiedere 23 materie, quindi la possibilità di avere la competenza su 23 materie, questo lo permette la Costituzione. Il Veneto, quindi, come avete capito, ha chiesto il massimo possibile previsto dalla Costituzione, il tutto per dire: caro Stato, amico o nemico, sappiamo gestire meglio noi il tutto. Ah, ricordo che al fianco del Veneto e della Lombardia ci stava anche l'intenzione di rendersi un po' più autonoma anche l'Emilia-Romagna, che non ha fatto comunque un referendum, e quelli del PD, perché le due realtà, Veneto e Lombardia, sono capeggiate da sistemi di forza leghista, non così l'Emilia-Romagna, che è ancora roba intrisa di Partito Democratico. Ecco, questa realtà, Emilia-Romagna, ne ha chieste di competenze 15 su 23. Ricordiamo che nel frattempo anche altre regioni, senza grossi squilli di tromba, si sono mosse per arrivare all'autonomia. Ultimamente stanno spingendo da che a parte di là per attraversare questo traguardo la Liguria, il Piemonte, la Toscana, l'Umbria e anche le Marche. Uno dirà: Luca, la questione se is gay. Beh, sicuramente sì, una percentuale importante del motivo per il quale si è andate sicuramente a votare anche la questione di gay da quindi giostrarsi in casa nostra. Quando una materia passa dallo Stato alla Regione, passano anche le risorse necessarie per farla funzionare, dipende però quante che te ne passa, e così anche i cittadini sapranno a chi rivolgersi in caso di malfunzionamento o mala gestione di un servizio. Quindi nel caso entri in vigore e si applichi l'autonomia in Veneto, lo Stato dovrà passare alla Regione Veneto un po' di quattrinaggio, un po' di soldini, ed è ovvio che nel nostro caso abbiamo questa possibilità, in caso di malfunzionamento, di andare a prendere per il coppino in maniera diretta, perché se andiamo a Roma non capiamo un tubo, è difficile anche comunque andare a Palazzo Ferro e Fini, per dirla tutta. Rimane comunque, va ricordato sempre in piedi, l'articolo 120 della Costituzione, cioè il governo può commissariare le regioni se queste non arrivano a garantire livelli essenziali di prestazioni che riguardano i diritti civili e i diritti
enti locali. Oltre a questo, insieme alle competenze, sarebbero trasferiti alle regioni anche i fondi corrispondenti. Queste quote sarebbero calcolate in base alle spese storiche sostenute dallo Stato per erogare i servizi, ma entro un lustro, cioè entro 5 anni, si passerebbe al sistema dei fabbisogni standard tarati sul gettito dei tributi. Tradotto, le regioni più ricche avranno fabbisogni standard più alti e potranno trattenere più fondi a scapito dei territori con un minor gettito. Importante sottolineare come la titolare del Dicastero per gli affari regionali, quello che dicevo prima, e le autonomie, sia una certa Erika Stefani. È una supersonica leghista doc, mi sembra vicentina, quindi è roba di casa nostra, molto amica di Zaia, insomma di tutti quei contesti veneti dove la colorazione predominante è il verde Lega. A novembre 2018, cioè esattamente l'altrui mese, quindi oltre un anno dopo la vittoria referendaria, ci siamo guardati un po' attorno e di conseguenza non abbiamo osservato nessun, diciamo, vagito sostanzioso di autonomia. Al che interviene la nostra Erika e ci spiega, a precisa domanda, ma perché noi siamo ancora ancorati qui nella speranza di poter fare qualcosina per la nostra autonomia? Ma non dovevamo fare tutto entro un anno dal voto? O comunque c'era questa promessa che sotto l'albero di Natale del 2018 avremmo trovato ampiamente, diciamo, e scartato il regalone dell'autonomia in Veneto? Bene, la Erika ci spiega che alcuni ministeri avevano chiesto più tempo per una valutazione più approfondita sulle materie di propria competenza, quali sono ad esempio queste, diciamo, questi dicasteri, questi ministeri che hanno richiesto un po' più tempo per approfondire tutta la questione inerente, diciamo, all'autonomia del Veneto per quanto riguarda ad esempio il Ministero della Salute, quello delle infrastrutture, il MISE, quello del lavoro. Ah, premetto che quando dico MISE, quando dico lavoro e quando dico tanto altro, intendo dire sicuramente Gigino Di Maio, perché mi è anche vice ministro, mi è anche quindi braccio destro di Conte, vabbè, nonché anche capo politico del Movimento 5 Stelle. Vabbè, oltre al Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture, il MISE, lavoro, ci stava quello dell'ambiente e quello della giustizia. Se ci avete fatto caso, tutti i dicasteri che io ho nominato, guarda caso, sono tutti guidati, gestiti e sotto l'ampio controllo del mondo pentastellato, cioè del Movimento 5 Stelle. Ma allora il Movimento 5 Stelle, che allora era alquanto al fianco del sistema dell'autonomia veneto e quant'altro, non sicuramente sparando proclami e slogan stile Lega, ci mancherebbe altro, ma che gioco sta attuando il Movimento 5 Stelle? Di questo accenneremo tra poco, perché prima io vorrei un po' di rock. Forse sconde. Anzi no, sì, vorrei un po' di rock, però devo sicuramente prepararlo sto cacchio di rock, perché altrimenti qua il profondo viola, ragazzi, rimane in esterna. E allora, siccome è Natale, se ci sta anche del buon rock, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Eccoci qua, ci siamo. È un buon rock, ci sentiamo tra poco. Intanto buongiorno a tutti voi, in particolare alla meravigliosa e dolcissima Francesca. Lui è Davide Lesiano da Vicenza, auguri a tutti, ciao Beo, auguri a te, ciao Beo.
Salve collega Lucca, con due C, è lui, è l'originale, dal collega della pianta, ragazzi. Sì. È un buon Natale per le nostre piante, ragazzi, ho saltato gli alberi prima della betulla e tutto il resto. Ciao, bello. Ciao, siccome sono buono e sono andato a confessarmi, voglio augurare buon Natale e buon califfo a tutti, tranne i parenti serpenti. Giuseppino, con una P solo stavolta. Va bene, comunque di impennata in impennata, ragazzi, il ragazzo non si tradisce mai. Ale, buon Natale anche a te. Auguri irriducibile, Fabri da 9. Ciao Fabri, tienti pronto, guanti alla mano per il 2 di giugno, anzi il giorno prima, perché stavolta ci allarghiamo in festa anche il sabato e allora ci sarà da lavorare. Ciao Beo, grazie ancora. Ciao Luca, grazie a te e a tutti i conduttori di Radio Gamma 5 per la preziosa informazione che ci regalate. Buon Natale e che l'anno nuovo è il porte ogni ben. Ciao Ada, ciao Bea, un abbraccio forte. Ale. Meravigliosi auguri a te, a famiglia Luca, a tutta la famiglia e colleghi, alla nostra presidente Tiziana, marito Giovanni e tutto il popolo della nostra Radio Gamma 5. Ammalati, persone solo, disoccupati, un pensiero a chi in montagna ha perso tutto. Buon Natale a tutti. Ciao alla Gigia, Franco, colleghi, auguri celestiali. Signori, l'intramontabile, inconfondibile Mariella. Ciao Mariella, un abbraccio forte. Ciao a tutti gli amici radioascoltatori di Radio Gamba da Walter, sarà Gamba, ragazzi, comunque siamo una gamba, sì, esatto. Ciao Walter e auguri di buon Natale, buon Santo Stefano, buon anno nuovo, buona Befana, buon compleanno, buon San Marco, in particolare modo a Maria Cecilia che ben conosciamo tutti quanti. Ciao Beo, a lei Walter e allora serenissimamente auguri di buon Natale a tutti! Sì, siamo nelle mani della Erika, siamo nelle mani, per quanto riguarda l'autonomia del Veneto, nelle mani di Erika, e allora facciamo il punto della situazione. La Erika ci ricorda che la bozza d'intesa con il Veneto è già nelle mani del presidente Conte dall'inizio di ottobre, laddove l'aveva consegnata per una prima valutazione da parte dell'esecutivo. Sia chiaro, questo ci dice sempre la Erika, che è una proposta formulata dal suo ministero al termine dei lavori con gli altri dicasteri e non è un testo immutabile, ma si è aperti anche ad eventuali miglioramenti da parte sia del Consiglio dei Ministri che da parte della Regione. Comunque ricordo, tutto è rimasto lì un po' impantanato nel Ministero della Salute, delle Infrastrutture, il MISE che fa molto lavoro, è la stessa roba, sempre Gigino Di Maio a coordinare il tutto, l'ambiente, la giustizia, tutta roba del fronte Movimento 5 Stelle. Qualcuno che di certo non vede di buon occhio la questione dell'autonomia del Veneto, per la cronaca, si chiama Andrea Pertici. Adesso portiamo anche un po' di nozionismo, no, narrazione, ecco, la parola che ormai sta invadendo i nostri corpi, ragazzi, è bene comune, bene, tutto è sottolineo, tutto è bene comune, e narrazione, ultimamente narrazione ovunque. E allora, secondo la narrazione di Andrea Pertici, che è costui, è un costituzionalista che insegna a Pisa, e riassume un po', diciamo, lo scontento anche di altri costituzionalisti o roba similare, parla di un cammino che sarà lungo, lungo, prima di approdare sulle rive dell'autonomia, inteso di un accordo tra lo Stato e la Regione, e poi si arriverà un'approvazione del Parlamento a maggioranza assoluta. Cosa vuol dire? Vuol dire che per far passare l'autonomia in Veneto servirà il voto del 50% più uno dei cosiddetti aventi diritto al voto a livello parlamentare, non dei presenti, attenzione, perché se fossero presenti in 100 basterebbe 51 persone, ma non è così. Va bene, ce la faremo lo stesso. Detto questo, però, ripeto, prima di approdare sulle rive dell'autonomia inteso di un accordo tra lo Stato e la Regione, servirà un'approvazione del Parlamento a maggioranza assoluta, oltre ovviamente a far salvi i principi sanciti anche dall'articolo 119 della stessa Costituzione, che parla del riequilibrio tra le regioni, la coesione e la solidarietà. Tradotto, le regioni più ricche devono aiutare quelle meno fortunate. Parole forse ancora più aggressive sono arrivate a firma, vedevo l'altro giorno, proprio pubblicate sul Fatto Quotidiano, di Massimo Villone. Anch'esso è un costituzionalista ed è un ex senatore, insegna alla Federico II di Napoli, dove atterreremo magari oggi dopo le ore 14 se ce la facciamo, parlando di beni comuni, beni sociali, beni sovrani, con chi insegna lì all'interno, una vecchia conoscenza per alcuni aspetti, per chi ha seguito e masticato l'epopea del referendum sull'acqua del 12-13 giugno del 2011. E proprio questo Massimo Villone, oltretutto è un nome che abbiamo fatto riecheggiare spesse volte quando ci è tornato utile per quel referendum, se vi ricordate,
ricordate, del 4 dicembre di qualche anno or sono, per abbattere il sistema della forte triade di allora, quindi Verdini, Boschi e Matteo Renzi, che volevano ribaltare un bel po', diciamo, di articoli nella seconda parte della Costituzione. Lui è intervenuto diverse volte, era dalla nostra parte assolutamente, stavolta invece schierato dall'altrui parte. Ripeto, alle colonne del Fatto Quotidiano ha detto chiaro e tondo: siamo alla secessione dei diritti del Movimento 5 Stelle al Sud, rischia di pagarla cara. E a precisa domanda, cioè: professore, è iniziata la discussione qualche giorno fa, no? La risposta è la seguente: non si sanno i contenuti, non c'è un'analisi dei costi e dei benefici, non si sa qual è il modello di devoluzione dei poteri. La Consulta ha lasciato passare il referendum in Lombardia e Veneto, mentre in altri anni io ricordo una sentenza del 1992 che disse che le consultazioni locali non dovevano condizionare la volontà di organi costituzionali, che invece è esattamente quello che è successo. Domanda: e ora, caro professore, che succede? Il procedimento prevede l'intesa Stato-Regioni, poi una legge rinforzata da approvare in Parlamento a maggioranza assoluta, come ho detto poc'anzi, sempre d'intesa con le regioni interessate. Una volta approvata quella legge, fatta salva la solita intesa della regione, non può essere più cambiata, nemmeno con un referendum. Quella che si sta per prendere è una decisione irrevocabile. Questo è il meccanismo infernale dell'articolo 116 venuto fuori dalla riforma del 2001. Attenzione, perché una sentenza del 2005 rigettò un referendum che proponeva di lasciare sui territori l'80% dei tributi perché lede, si diceva, l'unità del paese. Il sogno zaiesco è 90% casomai. Di parere opposto comunque a quello che abbiamo appena menzionato da parte di questi due costituzionalisti, il tuttofare, io lo chiamo il cerottante: quando qualcosa non va, diciamo, ben bene a livello governativo, interviene sempre lui, l'occhialetto Giancarlo Giorgetti, veramente deus ex machina di tutto quello che abbiamo vissuto ultimamente a livello di governo giallo-verde. Per quello lo chiamo cerottante, uno che arriva e mette il cerotto quando serve. Lui è il sottosegretario leghista a Palazzo Chigi e dice: abbiamo avviato il percorso per l'autonomia riconosciuta al Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che si concluderà il 15 febbraio. Questa è la data che dovete memorizzare, dirà qualcuno? Beh, insomma, con un piccolo micro punto interrogativo sicuramente sì. Comunque, ripeto, il giorno successivo agli innamorati, perché il 14 febbraio è il momento di San Valentino, ci si potrà innamorare quindi di un passo portentoso nei confronti dell'autonomia in Veneto. Detto sottovoce, per la Lega, ma sottovoce però resta tra noi altri, secondo molti, per la Lega è il lascia passare finale per il reddito di cittadinanza, che partirà in aprile, inoltrato aprile, perché metterlo il 1° aprile, ragazzi, sembrava un pesciolone, veramente una questione ittica da approfondire vita natural durante. Allora sarà verso il 27, 28, 26, non mi ricordo, ma comunque i grillini sono felici. Però ripeto, detto sottovoce, per la Lega è il lascia passare finale. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Amici di Radio Gamma 5, non vi fidate, controllate la vostra banca. Fate come Silvia, prima era lei ad avere problemi, adesso è la banca e le persone che le hanno fatto il fido ad avere problemi civili e penali per usura contrattuale e applicata. Pensate che circa l'80% dei finanziamenti, leasing e mutui, anche prima casa, sono o illeciti o usurati, anche se è previsto il tasso zero. Fai come Silvia e altre migliaia di famiglie e imprese. Alza la testa, controlla, svegliati. Fidati di Alfredo Bellucco e del suo staff. Consulenza e analisi gratuite. E naturalmente andate sul sito alfredobelluco.it o telefonate al numero verde 800 814 603, ripeto alfredobelluco.it oppure telefonate all'800 814 603. La Banca Solidale del Tempo è un'iniziativa promossa da Radio Gamma 5 per favorire la divulgazione di informazioni. Questo è possibile grazie alla collaborazione di amici che mettono a disposizione una certa quantità del proprio tempo, rinunciando a qualunque compenso.
Queste iniziative rappresentano quindi una soluzione concreta per chi ha delle necessità e può così ottenere informazioni di qualità e contemporaneamente contribuire al sostegno della radio. Non disponendo di alcuna forma di contributo pubblico, solo grazie al vostro sostegno possiamo mantenere in vita una realtà in evoluzione che da oltre 40 anni propone un'informazione alternativa e promuove iniziative per la gente. È possibile iscriversi alla Banca del Tempo telefonando a Mario 338 3517 099. Per chi desiderasse collaborare attivamente può prendere contatti con noi inviando una mail all'indirizzo info@radiogamma5.it. Underworld, Born Sleepy, Trainspotting, straordinaria.
straordinaria, si fa molto un po' Natale tutto acido, però ragazzi noi siamo sempre felici, Navidad di prospero anno nuovo in colombiano, quest'anno va così. Se qualcuno si tuffa all'interno, diciamo, del sistema degli aforismi per quanto riguarda il Natale, piuttosto che le frasi, piuttosto che le storielle, piuttosto quanto riguarda le fiabe, ragazzi, ci sta un oceano dove poter sicuramente, non so, emungere di tutto e di più. Tre però ne ho scelto per la giornata di oggi. Tre massime, tre aforismi, quelli che un po' racchiudono forse sicuramente il momento che stiamo attraversando e quant'altro. Il primo è bellissimo: non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno. È semplice, no? Bella però. Non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno. Poi, la pace sulla terra si stabilirà quando vivremo il Natale ogni giorno. E poi, non c'è nulla di più triste in questo mondo che svegliarsi la mattina di Natale e non essere un bambino. Anche per questo stasera andremo sicuramente ad osservare il popolo del Duomo, il popolo della Chiesa, il popolo della Messa di mezzanotte. Saremo in piazza, vediamo questo perché la Chiara mi ha mandato un messaggio se la radio fa qualcosa in questa, diciamo, giornata di vigilia del 24 dicembre 2018, non facciamo nulla, ma qualcuno sarà in piazza, io lo sarò e quindi saremo lì di fronte, diciamo, tutto quello sperpero di denaro pubblico della qualcuno. Beh, abbiamo illuminato la natura, andremo ad osservare, come facciamo negli ultimi tempi sicuramente, di cioccolata e tè caldo, andremo ad osservare il popolo del Duomo. Vabbè, stasera siamo in piazza Castelfranco Veneto, ciao, beh, sperando non piova, perché siamo vecchi, abbiamo le ossa arrugginite, non ci reggiamo più in piedi, siamo in attesa dell'autonomia per il Veneto, questo sì, ve lo posso confermare, la speranza è sempre l'ultima a morire. Attenzione, a titolo di cronaca, torniamo quindi, diciamo, sul binario dell'alta autonomia più che altro, più che alta velocità, a titolo di cronaca per la serie Viva i Bastian Contrari, sottolineo, Viva i Bastian Contrari, perché la nostra vita è costellata di Bastian Contrari. Premetto che per tutto quello che vi accennerò, la Erika, quindi colei che oggi gestisce il sistema degli affari regionali e delle autonomie, ed è leghista, ed è veneta, è grande amica di Zaia e non solo, ci ha già detto che è stato tutto un malinteso e tutto è già rientrato, anche perché la Erika sottolinea spesso, a precisa domanda, lei sottolinea spesso che prima non gli piace essere chiamata ministra, assolutamente, è un ministro e basta, e che tutto quello che si deve fare è ben incistato nel contratto di governo. Quindi per quanto riguarda l'autonomia del Veneto, bene, però io voglio anche riportarvi questo. Comunque, qualche mese fa, l'esponente del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle alleato di governo della Lega, nella fattispecie il grillino Stefano Buffagni, niente popò di meno che, attenzione, vice del Ministero agli Affari Regionali, bene, quindi voglio dire, praticamente un sottoposto, insomma, della Erika, durante un incontro con la Commissione per le Autonomie del Consiglio Regionale della Lombardia, disse testuali parole, tra virgolette: la richiesta del Veneto di avere tutte le 23 materie previste dalla Costituzione è irrealizzabile. Attenzione, Stefano Buffagni è tra gli uomini più vicini in assoluto a Luigi Di Maio, si dice stia il vice ministro, ma quindi manca parlando del MISE, del lavoro, diciamo, poi anche il campo politico del Movimento 5 Stelle, cioè ha tante, diciamo, medaglie indossate il nostro buon Di Maio. Bene, e quindi sto Stefano Buffagni sta a Luigi Di Maio come Luca Lotti stava a Matteo Renzi. Torniamo sulla questione autonomia, SCHEI sicuramente sì, per forza di cose, tutta una questione di SCHEI, beh, insomma, per la gran parte, per forza di cose sì. Facciamo due conti. Lo Stato spende ogni anno in Veneto 14 miliardi di euro tra spese correnti e spese in conto capitale. Su 222 miliardi complessivi spesi in Italia, in termini assoluti siamo la sesta regione italiana. In questi 14 miliardi di euro c'è di tutto: l'istruzione, la difesa, la giustizia, le forze dell'ordine, persino la nostra quota di debito pubblico, che è pari a 444 ma in questo caso 444 milioni di euro, 90 euro a testa ogni anno. Vabbè, sul debito pubblico ci torneremo.
Occhio però, perché la Regione non chiede tutto, si deve muovere all'interno delle 23 materie previste dalla Costituzione e qui il conto scende drasticamente a 5,1 miliardi, perché dai 14 miliardi di partenza si devono togliere i soldi per le relazioni finanziarie con gli enti locali, che sono la bellezza di 6,6 miliardi, poi i soldi per la difesa, quelli per l'ordine pubblico e quindi la sicurezza, per l'università e infine per altre piccole voci di cui lo Stato continuerebbe ad occuparsi. Zaia, a tal proposito, durante un dibattito all'università ha detto che per finanziare le competenze serviranno, se non i 9 decimi delle tasse pagate dal Veneto, comunque una cifra molto vicina, ma i 9 decimi di IVA, IRPEF e IRES depurati della quota di IVA che già oggi resta nelle casse della Regione, 5,7 miliardi di euro, arrivano alla cifra mostra di 18,8 miliardi di euro. Tre volte quel che dai dati della Regionalia di Stato sembrerebbe servire al Veneto autonomo e persino più di quello che lo Stato spende oggi qui, all inclusive. Intanto il nostro calendario di pagina in pagina avanza. Noi aspettavamo l'autonomia del Veneto di lì a un anno, quindi nell'ottobre di codesto 2018, poi sotto l'albero di Natale. Non si farà nulla, però tutti sono felici e contenti perché tra poco vi riporterò le frasi di Luca Zaia di qualche giorno fa. Ripeto, intanto il calendario segna giovedì 20 dicembre 2018 e finalmente leggiamo ecco il colpo di Natale. L'autonomia del Veneto, venerdì 21 dicembre, quindi l'altro giorno, va in CDM, quindi in Consiglio dei Ministri, per la prima discussione, o meglio, come alcune fonti di governo hanno dichiarato, almeno sul Fatto Quotidiano questo si leggeva, si va al Consiglio dei ministri solo per avere qualcosa da rivendersi nei prossimi giorni. Non c'è il testo, ma l'autonomia regionale va in CDM per lo spot di Natale. Che bastardi quelli che hanno scritto questo. Nel frattempo si fa sentire anche quelli del Partito Democratico. Sì, avevano promesso l'autonomia del Veneto entro Natale, invece arriverà solo il carbone della Befana, by Andrea Zanoni. Questi due, vi leggo testuali parole quello che ha pubblicato Andrea l'altro giorno, questi due, cioè uno e l'altro, uno è Di Maio e l'altro è Salvini, davanti alle telecamere se la ridevano in mezzo alle macerie del Veneto, in ginocchio colpito dall'uragano. Chissà se ridono ancora adesso che i veneti si sono accorti che le loro promesse di autonomia entro Natale erano delle colossali balle. Zaia disse che l'autonomia sarebbe arrivata entro il 22 ottobre, Salvini poi aveva garantito che sarebbe arrivata entro Natale. Adesso scopriamo che ne riparleranno a febbraio, ma che grazie ai calcoli, e questo l'ho letto solo per quanto ha pubblicato lui da nessun'altra parte, che grazie ai calcoli per applicare i costi standard potrebbe arrivare tra 6 anni, nel 2024. Sveglia Veneti. Vabbè, detto questo, allora, mi viene in mente oltretutto anche, utilizzando un gioco di parole, che qualcuno che c'è qualcuno che rivendica l'autonomia sull'autonomia, stile Belluno, no? Una delle 7 province del Veneto, visto che i parlamentari bellunesi esattamente a novembre, quindi il mese scorso, hanno incontrato la Erika per fare il punto sul loro percorso di autonomia della provincia e quindi l'autonomia della provincia di Belluno deve essere secondo loro inserita esplicitamente nell'intesa che Stato e Regione Veneto sigleranno per dare seguito al progetto di autonomia regionale. Però indipendentemente dalle parole Sveglia Veneti e di qui a 6 anni, 2024, per quanto riguarda l'eventuale autonomia del Veneto, se torniamo a questi giorni caldi di Natale, noi abbiamo visto un personaggio di nome Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, quindi il nostro governatore con la G maiuscola, che ragazzi ha veramente riempito le pagine online piuttosto che i giornali locali, dicendo che a rotondo questo sarà per me probabilmente il Natale più bello della mia vita. E allora perché rovinare il Natale al nostro Zaia? Da qui a 2 mesi il popolo veneto sarà finalmente libero. Per aggiungere poi, per la prima volta nella storia della Repubblica una cosa così entra nel Consiglio dei Ministri. Ma non è finita, è una giornata sorridente, è una giornata stupenda, è una giornata storica. C'è davvero da giubilare. Firmato Luca Zaia, incontrastato governatore del Veneto sulla via dell'autonomia. Quindi insomma vi ho raccontato le due facce della medaglia. Insomma,
Attualmente parlando, il garante per l'autonomia del Veneto, questo riccheggiato in tutti i giornali di sfogliatura nazionale, quelli del gruppo GEDI e quelli esenti del gruppo GEDI, gruppo GEDI è quello che a livello europeo domina sicuramente una buona dose di disinformassa, cioè disinformazione a livello generale, e vuol dire La Stampa, quindi La Stampa di Torino, vuol dire La Repubblichina, quindi La Repubblica, Il Secolo XIX, piuttosto che L'Espresso, piuttosto che anche le radio, perché il GEDI è una famiglia allargata anche al sistema delle radio, così si arriva ai giovani in maniera molto più diretta. Non solo da un punto di vista commerciale, M2O è una di queste, ad esempio Radio Capital, ma anche M2O, il cui ultimo presidente eletto è stato Albertino. Ci san fare, ragazzi, ci san fare. Detto questo, però, noi non siamo ancora del gruppo GEDI, assolutamente, ma non si sa mai nella vita, insomma, ecco, ne dubito. Dicevo, il garante per l'autonomia del Veneto ci dicono essere il premier Beppe Conte, che firmerà con Zaia l'intesa per l'autonomia del Veneto il 15 febbraio. E le testuali parole natalizie del Conte sono queste: sono il garante della coesione nazionale e sociale, prometto che l'autonomia non farà arricchire le regioni del nord e impoverire quelle del sud. Anche perché il bacino di voti del Movimento 5 Stelle è molto lì in basso al sud, e queste percentuali sono andate un po' rimpicciolendosi in considerazione del fatto che lì dove il Movimento 5 Stelle prometteva il blocco del MUOS, le antennone in quel della Sicilia, piuttosto che lo stop al tubone che dall'Azerbaigian parte e arriva ad ancorarsi nelle strepitose e turisticissime, quindi realtà spiaggesche di Melendugno. Siamo in provincia di Lecce, siamo in Puglia, ecco, hanno già detto si farà tutto, ecco, lì bei voti sono già persi, lo premettiamo, se saliamo tra inceneritori, speriamo di no, perché la Lega sta spingendo ancora, vi dirò tra poco perché, ma sulla questione dei termovalorizzatori, così li chiamano, ma sono inceneritori, come sentivate anche menzionare nel discorso dal nostro buon e grande Stefano Montanari. E per quanto riguarda il nord, dicevo, il terzo valico, poi vedremo sicuramente evolversi la situazione per quanto riguarda, visto che a fine mese dovrà arrivare un'analisi di costi e benefici, l'alta velocità sulla Torino-Lione. Bene, detto questo, il Veneto comunque per tutti farà da apripista per quanto riguarda la questione delle autonomie. Riassumendo in conclusione, due dati importanti davanti a noi: il 15 gennaio 2019 per quanto riguarda la fine del lavoro istruttorio sui contenuti con i tavoli tecnici, poi il 15 febbraio, quindi anche 10 giorni prima del nostro pranzo, per la firma, il 43esimo anniversario, 43esimo compleanno, per la firma dell'intesa con Superman Zaia, poi serve l'approvazione, come abbiamo detto tante volte, a maggioranza assoluta del Parlamento, e questo per tutti è un passaggio fondamentale, direi fondamentale, cioè è una fiondata questa che deve andare nella giusta direzione. Ci mancherebbe che ci fossero i franchi tiratori o quelli che ci fanno scivolare ad un metro dal traguardo. E poi, signori, è l'ora di stappare il prosecco. Potrebbe dire qualcuno, non proprio, perché come ha ricordato la nostra sempre inconfondibile Erika, l'iter non si esaurirà con la legge votata dal Parlamento, perché poi ci vorranno appunto i decreti attuativi, poi sì, potremo stappare tutte le lattine di prosecco che avete sotto mano. Per chi dopo tutto quello che abbiamo enucleato, cioè messo in luce, ci fossero ancora delle perplessità, a diradare la vostra nebbia mentale arriva il nostro salvinifico Salvini, il quale ci ricorda che il divario con il Nord non è un problema di domani, ma di oggi, derivato dal centralismo. Ecco finalmente il ritorno un po' del vecchio barlume della Lega sul fatto che Roma era ladrona. Ecco, finalmente, perché cacchio, non lo vedo più, non lo sento più che altro. Quindi questo ritorno di un barlume di Roma ladrona. Bene, spero che questa sfida, dice Salvini, sia raccolta anche dalle regioni del sud, penso alla Puglia, all'Abruzzo, alla Basilicata. Quanto all'autonomia del Veneto, stiamo rispettando un'altra scadenza di questi sei entusiasmanti mesi di governo. Perché rovinare un Natale a uno che utilizza una terminologia così feconda, così prospera, così elevata, così massiccia? Entusiasmanti sei mesi di governo. Per San Valentino, dice, saremo pronti alla firma. Un bel matrimonio. Noi nel frattempo rimaniamo in attesa, visto che eravamo uno di quei 2.328.949 veneti, questo è il dato esatto, 2.328.949 veneti che si sono recati alle urne nella speranza che la speranza stavolta si traduca in qualcosa di concreto per noi, e quindi speriamo vada tutto bene, un grazie a tutti quanti, a posto, vecchio slogan dei tempi del Franco, speriamo vada tutto bene, un grazie a tutti quanti, oltre che un buon Natale da espandersi a tutti.
anche se detto sottovoce però, la Lega voleva inserire in manovra incentivi per i prossimi 20 anni agli inceneritori e quindi, indipendentemente da come finirà e come poi proseguirà la questione della nostra autonomia veneta, un buon Natale a tutti da parte del sottoscritto, sempre ricordando che non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. E signori, a rompere il nostro idilliaco momento arriva Luigi, che comunque abbracciamo in maniera fraterna. Scusate, ma c'è ancora qualcuno che crede che il Veneto avrà l'autonomia come l'Alto Adige? Sono 20 anni che ci stanno prendendo per i fondelli. Lui ha scritto culo comunque, ma in questo momento di vigilia mi sembrava volgare dire culo, e quindi io culo non l'ho letto, ma vi dico. Vabbè, ciao, buone feste Luigi, ciao Beo. Costa Cenco, la ragazza, ha perso la R sui birbobieri del passetto. Ragazzi, lui è inconfondibile. E noi che ci giriamo attorno, questo è il nostro grande super poeta pazzo. La P2 che a noi piace è questa, non la propaganda, quella famosa, no? Dell'uomo di villa in Toscana, da chi era. E poi ti potrò mai ridere quando facevo bebav al glutennesco o l'asinare al 2 per be nel bignè, che se lo parli sul citrone son traliccio a bollore. Attento a tetto, una sesta e vado ad ISO, posteggio una certa e le esce il lio. Qui servirebbe sicuramente un traduttore molto più veloce rispetto al sottoscritto, ma ragazzi, il poeta pazzo è un personaggio particolare che ritrovo dopo un sacco di tempo, e quindi tanti auguri anche a te di buon anno e fine anno nuovo. Si può dire fine anno vecchio più che altro, inizio anno nuovo anzi, però io sono fermo sempre a Feliz Navidad y Prospero Anno Nuevo. Colombiano oggi è così, Feliz Navidad y Prospero Anno Nuevo, bellissima diretta, viva Colombia, Ale, la Colombia! E dovrò parlare anche della Colombia un giorno, cacchio. Parleremo anche della Colombia, per il resto ripeto, siamo sempre in attesa che qualcosa si manifesti per quanto riguarda il voto che abbiamo attuato il 22 ottobre 2017 e ci eravamo un po' persi, ho aspettato l'anno, abbiamo aspettato Natale, adesso ci dicono è febbraio e non voglio credere a Andrea Zanoni che parla addirittura diciamo di roba da posticiparsi di ben 6 anni nel 2024, sveglia Veneti. Vabbè, lui comunque è l'opposizione lì a Palazzo Ferrefini, dove impera da un bel po' di tempo il nostro Bonzaia, che lo vogliono comunque anche magari rivestire di qualcosa di europeo piuttosto che ministeriale. Vabbè, comunque è stato anche ministro dell'agricoltura nel passato. Noi speriamo comunque qualcosa, speriamo vada tutto bene, ragazzi, grazie a tutti quanti. Cosa che dica, ragazzi? Ciao Luca, tantissimi auguri a te e a tutta la meravigliosa famiglia Gamma 5, Gianni e Laura di Follina. Ecco, questi sono due combattenti sulla via del Prosecco, laddove sicuramente si solleva la voce per dire che è tondo come la si pensa nei confronti di chi invade il nostro piedestallo di vita. Parleremo tra poco di beni comuni, beni sociali e beni sovrani, perché il 20 di gennaio parte ufficialmente la raccolta firme e stavolta dobbiamo veramente mobilitare tutti. È diciamo forse ancora più importante rispetto a quell'attività
che abbiamo fatto allora in prossimità del referendum per l'acqua, perché all'interno di quello che ho appena detto ci sta anche l'acqua, ma anche tanto altro, parlando di beni sociali, di beni sovrani, che nulla hanno a che fare con l'aspetto acqua, che è bene comune di per sé, come il territorio, come l'aria, come l'energia, cioè... Si tratta veramente di qualcosa di sontuoso, di imperante, di importante, e mi auguro ci sia veramente, diciamo, un grande gioco di squadra a livello nazionale, come si riuscì a fare allora, perché sappiamo benissimo che, vabbè, pare che il governo è un po' cambiato, ecco, vorrò capire da che parte si schiererà sicuramente l'apparato grillino oggi ai comandi, insomma, della navicella Italia nei confronti di questa raccolta firme. E ripeto, è qualcosa di importantissimo. Si tratta di, per dirlo in maniera molto infantile ma capibile a tutti, di tutelare da un punto di vista giuridico, anche all'interno del codice civile, i nostri beni comuni, i beni sociali, i beni sovrani. Questi ultimi sono stati quelli, diciamo, proposti allora appunto dalla commissione Rodotà, i cui esiti e risultati non sono mai stati discussi poi a livello parlamentare. Comunque si riprende in mano tutta quella situazione, la speranza che si arrivi, diciamo, ad attraversare importanti traguardi, perché ripeto, qui ne va della nostra salvezza di vita, perché sono i piedistalli in assoluto, parlando di beni sovrani, intendo dire le reti viarie, intendo dire sicuramente le reti in generale, intendo dire le autostrade stesse, attenzione, cioè cose con testi veramente importanti, tornati agli onori delle cronache o ai disonori delle cronache dopo i fatti del 14 agosto con il crollo del Ponte Morandi. Per quanto riguarda i beni sociali, invece, siamo di fronte alla salute, siamo di fronte al sapere, all'istruzione, al lavoro, cioè abbiamo da difendere veramente tanta 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 roba, e penso sia una delle ultime occasioni prima di colossali ultime svendite per realizzare qualcosina da mettere in cassa nel tentativo di abbattere un po' il debito pubblico, quello che hanno fatto soprattutto all'inizio degli anni 90 con una performance maestosa allora, e cercano di proporre tutto questo. Io penso che la balla più colossale, magari la ce ne avremo lunedì prossimo, ultimo lunedì dell'anno 2018, ma la balla più colossale è quella di pensare attraverso il sistema delle privatizzazioni nel 2019 di raccattare, cioè raccogliere, mettere in cassa 18 miliardi di euro. È improponibile, nessun governo precedentemente parlando nei decenni trascorsi è riuscito a realizzare nemmeno, diciamo, non so, un 30-40% del dato che ho appena menzionato. Questi parlano, diciamo, di 18 miliardi di euro. Se lo fanno vuol dire che hanno svenduto veramente tutto quello che a noi dovrebbe interessare direttamente come difesa dei nostri diritti, difesa dei nostri beni comuni, sociali e sovrani. Quindi ci si allarga sicuramente alla visione anche di beni che vanno oltre l'aspetto di bene comune, di bene comune. È una battaglia importante, serviranno le 50.000 firme, ma l'obiettivo è sicuramente imponente, cioè raccogliere 1 milione di firme. Non è impossibile, ma servirà un lavoro capillare sul territorio in maniera maestosa. Perché non è impossibile? Perché per l'acqua ne raccogliamo 1.400.000, però serve arrivare in tutti i contesti, serve avere ad esempio al nostro fianco la Chiesa, come avemmo allora. In questa giornata di Vigilia di Natale la Chiesa dovrebbe darci la mano. Mi auguro sia così. Per l'acqua la Chiesa si schierò dalla nostra parte, insomma, non solo gli Alex Zanotelli di turno, ma un po' tutti, insomma, ecco, per cui si spera che oltretutto anche la fazione del Movimento 5 Stelle decida di sostenere ampiamente quello che è il rilancio della commissione, che fu la commissione appunto Rodotà. Stefano Rodotà è venuto a mancare qualche anno fa, oltretutto i signori del Movimento 5 Stelle, ricordo quando riempivano le piazze al grido di Rodotà, 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 come persona, diciamo, da eleggersi a nuovo Presidente della Repubblica in Italia. Mi auguro che, ripeto, tutto questo venga sostenuto. Ripeto, è una battaglia importantissima, destineremo tanta narrazione a tutto questo, e se ne avrò l'occasione inizieremo già da oggi. C'è stata già l'intervista del nostro buon Domenico di Moneta Bene Comune, Ugo Mattei, che abbiamo incontrato sul palco dell'8 dicembre a Piazza Castello a Torino, di fronte a decine di migliaia di persone, veramente un mare, un oceano infinito di no-TAV, ma comunque anche no tanta altra roba, o comunque sì sicuramente ad un sistema che sviluppi un modello economico e sostenibile veramente elevato. E parlando con Ugo Mattei, appunto, mi ha detto chiaro e tondo che è una battaglia che dovremo sostenere tutti, e noi abbiamo detto come Radio Gamma 5 sicuramente affiancheremo tutto questo in termini informativi anche con i vari banchetti. Poi ripeto, serviranno gli autenticatori, e quindi dovremmo anche lanciare di buoni appelli per avere quelli che ci affiancheranno i nostri banchetti di raccolta firme. Poi dovremo capire esattamente quanto durerà questa raccolta firme, qual è la prassi, come fare, dove fare, come mettersi in moto, come quindi gestire tutto questo a livello nazionale. Ma ripeto, è un referendum, quello che potrebbe indirsi di qui a chissà quando, ma comunque non in maniera lontana nel tempo, molto molto importante, perché ripeto, o mettiamo dei paletti importanti a difesa dei nostri ultimi, io li chiamo piedistalli di vita, per quando parlo dell'ambiente, dell'acqua, dell'aria, dell'energia, del lavoro, del sapere, della cultura, dell'istruzione,
delle autostrade stesse come bene sovrano, ma ben spiegato per non intercedere nei confronti di diktat europei. Ma Stefano Lotà fece un lavoro veramente immenso in quell'anno, dal 2007 al 2008, però ripeto, poi tutto rimase confinato all'interno dei cassetti del Parlamento, tanto quanto avvenne per la cosiddetta legge iniziativa popolare sul fronte dell'acqua. Raccoglimmo oltre 400.000 firme, ma quella raccolta diventa importante oggi perché Fico, presidente della Camera, l'ha ripresa in mano. Lui oltretutto è napoletano e le prime battaglie le ha proprio, diciamo, sviluppate a difesa dell'acqua e sul fronte notavi Val di Susa, per cui è uno che sente la questione, e sono state fatte determinate promesse, quelle che non siamo riusciti a ottenere col Partito Democratico l'altro anno, quando sembrava che il traguardo fosse stato ormai raggiunto, ma a pochi centimetri il dietro front l'ha presa per i fondelli del Partito Democratico, mandò completamente all'aria tutto quello che era, diciamo, quella proposta di legge di iniziativa popolare, pochi articoli che comunque parlavano in maniera espressa per mettere in pratica e realizzare il risultato referendario di sette anni fa. Tradotto, quando 27 milioni di cittadini e cittadine in Italia dissero che Rotondo sì, ok, basta con il nucleare, sì, ok, è legittimo impedimento sul fronte Berlusconis, ma non interessa soprattutto che l'acqua non venga mercificata, non venga privatizzata e sia gestita, quindi parlo del sistema idrico integrato, sia gestito in maniera totalmente differente rispetto a quello che vorrebbero tante realtà di mero profitto, vuol dire sicuramente quindi in maniera attraverso aziende speciali, quindi in maniera pubblica con la P maiuscola. Questo non è stato realizzato a livello nazionale, sono in alcuni contesti, magari in Napoli sicuramente tutta la sua fase iniziale, Benevento si sta spingendo ultimamente, Brescia sta facendo veramente le cose egregie con un referendum che si è tenuto il mese scorso e che ha raccolto un buon dosaggio di voti, ma quello che tanti hanno avuto paura di sottolineare, noi no assolutamente, ma hanno fatto finti giornali di regime, non lo so, di dimenticarselo, quando noi abbiamo votato quel referendum nel 2011, noi abbiamo abbattuto, cioè nel senso di frenato, il cosiddetto decreto Ronchi, l'articolo 23 bis. L'articolo 23 bis non era unicamente un articolo che diceva che Chiaro e Tondo entro la fine dell'anno mettiamo in gara, mettiamo sul mercato la gestione del servizio idrico, ma tutto quello che riguardava il mondo dei servizi pubblici, quindi abbiamo veramente dato una stoccata ai paroni del vapore nazionale, in questo caso molto portentoso, anche se comunque il mercato si sarebbe aperto, perché così vuole l'Europa, anche a gestori esteri, come già sta avvenendo, come parliamo di situazioni in mano alla Suez o alla Veolia, le due grandi sorellastre del fronte transalpino francesi. E già allora ricordavamo come dopo 25 anni in Francia di gestione, in quel di Parigi, in tanti dipartimenti, diciamo, del circondario, delle zone limitrofe a Parigi, tanti, diciamo, di quei dipartimenti decisero di passare alla gestione pubblica, e mandando quindi via calci in culo il grande potere della Veolia e della Suez, ed è quello che hanno fatto. I risultati che continuano ad arrivare attraverso Anne Lestrat, cioè una grande diciamo rappresentante del sistema di acqua pubblica, oltretutto riveste anche a livello governativo un importante compito che mi sembra sia quello del ministero più o meno che si lega all'ambiente, ecco, il risparmio che c'è stato in termini di efficienza ed efficacia nella somministrazione di quel servizio, oltre che nel risparmio delle bollette. Attenzione, sono realtà transalpine, ma comunque multi-utility, ma comunque multinazionali che operano in ogni contesto. Arezzo nel 99 insegna che l'avvento della Suez in casa aretina, quindi in Toscana, non porta sicuramente a quell'efficacia, efficienza ed economicità, la famigerata legge delle E, che era proprio, diciamo, del sistema, almeno così diciamo megafonato da parte delle multinazionali, cioè ci dicevano che Rotondo grazie a noi altri avrete economicità, l'efficienza del servizio. Così non è stato assolutamente, anzi tutti i comitati che sono sorti, tutti i movimenti e le prese di posizione di tantissimi cittadini sono quelli di dire che Rotondo, noi che abbiamo conosciuto il sistema della mercificazione del nostro oro più importante, cioè l'oro blu, non vogliamo più saperne. Ripeto, poi c'è stato un referendum molto importante, ha bloccato sicuramente uno sviluppo di circa 200 miliardi di euro che sarebbero stati propri sicuramente dei signori del sistema, quelli dell'acqua, del trasporto pubblico, cioè tutto quello che dobbiamo riportare ad essere gestito in maniera totalmente differente. Quindi servono strumenti giuridici per la tutela quindi dei beni comuni, dei beni pubblici e dei beni sovrani, c'è questo assoluto bisogno. Quello che fece allora, ripeto ancora, Stefano Rodotà in uno dei suoi ultimi progetti, lui ne ha scritto un sacco di libri, ha toccato tanti temi sul diritto e tanto altro, ma
è quello di aver lavorato a questo disegno di legge per riformare quella che era la disciplina del codice civile proprio in materia di beni pubblici, che, attenzione, è ancora invariata dal lontano 1942, cioè vuol dire praticamente 70-80 anni più o meno, insomma. Quindi va ripresa la questione in mano. Siamo anche ben messi da un punto di vista magari anche di colorazione partitica. Mi auguro che almeno su sto da sta parte, insomma, ci sentono in maniera diversa rispetto a quello che avevano promesso, non hanno mantenuto, quelli, diciamo, del Movimento Grillino. So che Ugo Mattei ha fatto un intervento proprio di fronte a tantissime persone l'8 dicembre sul palco Notav, e quindi, insomma, si è pronti un po' a partire. Tutto è stato depositato anche presso la cosiddetta, diciamo, Cassazione, per cui l'iter sta avanzando a più non posso, ha sprombattuto. Questo avveniva il 18 dicembre, quindi in Cassazione a Roma, e ripeto, si è presentata questa proposta di legge di iniziativa popolare sul testo originario, che era scaturito praticamente dal lavoro di questa commissione chiamata appunto Commissione Rodotà, che non fu mai discussa a livello parlamentare. Oggi il tempo è quello che dice chiaro e tondo: c'è questa possibilità, dobbiamo sicuramente cavalcare l'onda e speriamo di farci. Ripeto, le 50.000 firme, beh, insomma, sono da realizzarsi nell'arco di poche settimane, però, ripeto, il traguardo è ambizioso, è imponente quando si parla di superare il milione di firme. È fattibile, è possibile, perché tanti sono già i comitati che affiancheranno questa lotta, questa battaglia. Noi come Radio Roma 5, per forza di cose, perché poi nel DNA, nella quintessenza delle nostre lotte, nel nostro sentire, nel nostro modo di muoversi in tali contesti, in tali temi, in tali situazioni, per cui sicuramente daremo man forte per quanto riguarda la tutela dei nostri beni comuni, prima che sia troppo tardi, perché, ripeto, altrimenti oggi le formule per svendere questi beni comuni, per privatizzarli, mercificarli, ci sta tutta. Vedevo oltretutto anche la presa di posizione dell'ultimo governo, questo giallo-verde, sulla questione della balneazione e quindi delle spiagge. È molto vomitevole la questione, sulla qualcosa ci tornerò su per forza di cose. Non avrei mai pensato che si potesse arrivare sicuramente a dare ancora un sorriso di vittoria a chi invece sarebbe stato utile mettere all'angolo, almeno questo sembrava nelle vecchie dichiarazioni, soprattutto al Movimento 5 Stelle. Così non è stato fatto, seguendo le ultime informazioni e dati che abbiamo sotto mano, appunto, proprio recapitateci in questi ultimi giorni. Però, ripeto, siamo qui pronti comunque a metterci nuovamente di impennate in moto per quindi farvi conoscere in maniera approfondita tutto quello che riguarda questa nuova via di beni comuni, quello che è giusto fare per portare in concretezza, in attuazione, quei lavori della cosiddetta commissione Rodotà. Ed è per questo che si sono riuniti appunto il 30 di novembre in quel di Roma, laddove ci stava anche Alberto Lucarelli. Se ne avremo l'occasione, sicuramente ascolteremo anche tra poco Alberto Lucarelli, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Napoli Federico II. Ricordo essere con Ugo Mattei anche il redattore dei quesiti referendari contro la privatizzazione dell'acqua, quelli che quindi hanno messo nero su bianco i quesiti che poi siamo andati a votare. Erano tre inizialmente, poi la Cassazione ne bocciò uno, ma comunque i due principali e storici furono lì immessi, dei quattro referendum che trovammo di fronte ai nostri occhi quella due giorni, per capirci. Grandissima vittoria, molto importante, nonostante ci sia chi dice ma poi l'applicazione non è avvenuta. Ragazzi, importante aver vinto quel referendum, altrimenti saremo veramente in braghe di te, ancora peggio rispetto alla situazione attuale. Però questa è una battaglia che dovremo sostenere, e mi auguro poi, allargando il tutto anche a tanti altri speaker qua dentro, per chi sicuramente riesce a trattare il tema o comunque ha voglia, insomma, di parlarne, o sostenerlo appunto attraverso quello che può essere il momento di fare banchetti, raccolta firme, informazione, volantinaggio, tutto quello che, insomma, è proprio di quello che partirà il 20 gennaio. Sono i giorni non caldi, nel senso che sono i giorni prossimi alle giornate della merla, per cui si parte con il frescolino e comunque, insomma, ci si scalda sicuramente con questa voglia di lotta, che è molto molto importante, ripeto. Poi faremo sicuramente alternare anche tutti, diciamo, i protagonisti, che ben spiegheranno tutto quello che abbiamo in maniera molto, diciamo, ciclopica raccontato orora. E quindi Ugo Mattei, Alberto Lucarelli, faremo la quarta, faremo intervenire quindi tanti che, ripeto, erano presenti quel 30 novembre in quel di Roma, l'Accademia Nazionale dei Lincei. Ci sta anche Gustavo Zagrebeschi, insomma, che sta seguendo particolarmente in maniera fedele tutto, diciamo, questo processo. E ripeto, bisogna partire, bisogna mettersi in moto. Noi avremo sicuramente l'opportunità di avere anche al nostro fianco tanti, diciamo, amici, tanti conoscenti che, insomma, a livello territoriale
già si sono dati da fare nei tempi passati per la raccolta delle firme, stavolta serve una botta importante, una botta fondamentale. Se non riusciamo a capire questa battaglia, è inutile che stiamo lì sicuramente, diciamo, a dire sui vaccini piuttosto che il G5, piuttosto che i FAS, così il glifossati, i pesticidi, sono tutte battaglie che sono addentro la questione, vanno difesi i nostri principi di respiro, di alimentazione, di acqua libera, tutto quello che ha a che fare, ripeto, io li considero sempre di piedistalli di vita. Senza i piedistalli siamo sicuramente messi a carponi, messi per terra alla mercé dei loro signori, con un guinzaglio a strangolo che quando vogliono sicuramente tirano in avanti, e noi saremo costretti a seguirli sicuramente in maniera supina, indecente e scandalosa. Però, ripeto, adesso abbiamo sto governo, mi auguro, e una delle prime domande che porrò sicuramente ad Alberto Lucarelli quando sarà il momento di intervista, dirò esattamente se c'è idea che questo governo possa affiancare questa battaglia, altrimenti mi sembrerebbe scandaloso una risposta contraria, non tanto alla Lega, ma piuttosto del fronte grillino del Movimento 5 Stelle, per forza di cose sì, ecco, questo assolutamente, ecco, assolutamente. In questi giorni in cui la luce torna a illuminare sempre di più i nostri momenti di vita e sensazioni, ti auguro deliziose feste ricche di magia. Questo è il nostro Tiziano del gruppo Coltivar Condividendo. Ciao Tiziano, un abbraccio forte, e quindi ricambio gli auguri di piena luce che mi hai, diciamo, spedito, e a te, a tutta la famiglia, a tutto il gruppo Coltivar Condividendo, per l'ottimo lavoro che avete fatto da un punto di vista storico e che avete ribadito anche nella domenica di metà novembre. Detto questo, tieni pronto perché si arriverà sicuramente a martellare anche nella zona di Feltre e dintorni, Bellone e Feltre, per quanto riguarda la raccolta di firme che dovrebbe partire, l'utilizzo condizionale, ma mi sembra che sia comunque nella giornata del 20 di gennaio, poi magari saremo più chiari di qui in avanti, ma comunque mi sembra dovrà partire del tutto il 20 di gennaio. Quindi ciao, grande Tiziano, quel portavoce del gruppo Coltivar Condividendo. Ciao Luca, auguri a tutti, un augurio particolare al sindaco di Cercivento, unico comune tra 217 del Friuli Venezia Giulia a mantenere ancora l'acqua pubblica. Ciao Gino De Paoli. Sì, Gino De Paoli ha fatto sicuramente un ottimo contatto per quanto riguarda il sindaco di Cercivento, che sta andando praticamente contro vento in tutti i sensi, nel senso che sta battagliando per difendere l'oro più prezioso che abbiamo, e quindi l'oro blu, ma sono battaglie che dovrebbero sicuramente anche investire tanti altri sindaci del circondario, soprattutto in una realtà come la nostra, che vede, diciamo, il flusso della nostra acqua sempre più ingabbiato, deviato e torturato. Utilizzo questo termine torturato perché in effetti è quello che si sta, diciamo, compiendo ancora da diversi anni per quanto riguarda l'idea delle mini centrali idroelettriche, soprattutto nei contesti appunto del Bellunese e dintorni. Cosa veramente vomitevole, perché abbiamo ridotto la Piave, il nostro fiume storico e sacro, praticamente al 10% se no del suo corso naturale, per il semplice motivo che per oltre il 90% è completamente deviato, perché i signori che lo vogliono per l'agricoltura, gli altri che per le centraline idroelettriche, chi lo vuole sicuramente per il sistema artigianale, l'industria, i campi, il mais. Un tempo c'era il mais, adesso arriveranno anche da quelle parti magari in maniera copiosa gli investimenti sul fronte del prosecco e quindi di vitigni, anche se Zaia ha detto basta sostegno e quindi sostenibile, quindi basta sussidi a questo fronte, mi auguro sia vero e non promesse, diciamo così, insomma, campate in aria. E attenzione, perché dicevo il 10% sì e no, insomma, di flusso libero per quanto riguarda il corso della Piave, ma su questo 10% gravano circa 100, poco più di 100 tentativi di nuove concessioni o richieste, per meglio dire, di nuove concessioni, che sarebbe veramente drammatico, umiliante. Noi notiamo sicuramente la poca vitalità della Piave, eccetto quando arrivano sicuramente i grandi maltempi, ma questo è dovuto anche a un letto che si è alzato moltissimo e quindi, insomma, hanno deviato e cambiato, modificato esattamente quella che era la nostra grande autostrada dei tempi in bianco e nero, perché l'autostrada, diciamo, classica fluviale era la Piave, con tutto il mondo degli zattieri, straordinario mondo quello là, oltre ad essere di fronte a un lavoro molto duro, molto pericoloso e tremendo che dir si voglia, per cui, insomma, ecco, dicevo, quando andiamo nelle zone del Vajont vediamo spesse volte appunto il correre sciapo di questo fiume caro alla patria. Va bene, detto questo, comunque sì, in effetti il sindaco di Cercivento, avevo letto, un grande, tanto quanto hanno fatto anche in altri contesti. Noi abbiamo dei contesti a livello nazionale, nelle province di Biella ad esempio, dove l'acqua non è né pubblica né privata, ma è comunitaria. È un termine che mi piace tantissimo, è comunitaria, è della comunità che la gestisce da oltre un secolo in molti contesti, bollette molto molto basse, qualità dell'acqua molto elevata, e si gestiscono direttamente l'acqua. Ovvio, parlo di realtà abitative di
qualche centinaia di persone, per carità, però abbiamo questi fenomeni, abbiamo queste realtà che da oltre un secolo prosperano anche a livello nazionale. Poi i giornali non li fanno conoscere nulla di nulla e si è lì a banchettare unicamente sulla conquista dell'acqua in tanti contesti in Italia, però anche a livello lombardo sono fatti a Milano dei passi molto in avanti, anche come qualità stessa, diciamo, dell'erogazione del servizio, a differenza magari di altri contesti. Aver sentito della botta tremenda, della bomba atomica dei FAS, penso sia assolutamente allucinante, ecco perché i fronti caldi sul fronte veneto sono ampi, sono tantissimi e ovunque noi ci si giri troviamo delle situazioni molto calde, ed è ovvio che dobbiamo scendere in strada perché gli altri non lo faranno per noi altri, e attenzione, dobbiamo assolutamente scrollarci di dosso l'idea dell'effetto NIMBY, basta questo effetto NIMBY, i giornali giocano molto su questo. NIMBY è un acronimo inglese che sta per Not in My Backyard, quindi non nel mio giardino di casa, tradotto, non fai nulla nel mio giardino di casa, sul vicino fai quel cazzo che vuoi, a me non interessa niente. Questo è un ragionamento assolutamente sbagliato, è quel classico sistema divide et impera che impera di fronte ai nostri occhi, ed è questa la carta vincente appunto del grande sistema. Adesso abbiamo al governo quelli che avevano fatto determinate promesse, tante sono state smentite, almeno per i temi che io tocco sinceramente sì, dal TAP al MUOS al terzo valico in attesa dell'espressione massima sul TAV a Torino-Lione. Però ripeto, se non ce la facciamo a conquistare un po' di mete, mettiamole a livello sportivo, un po' di mete con questo governo, pensate voi se il prossimo governo dei tecnici o il prossimo, diciamo, novello governo a tutto Mariolino Monti del Dantan può regalarci qualche soddisfazione. Quindi dobbiamo premere assolutamente, a fare pressione nei confronti, diciamo, tutta questa, diciamo, meno aia, come diceva Franco, la chiamo meno aia, messo tra virgolette, non in termini negativi e dispregiativi, ma per dire chiaro e tondo che qualche speranza dobbiamo destinarla. Io ripeto, non sono mai andato a votare in vita mia, eccetto gli aspetti del referendum, ho votato quello per l'autonomia perché tra il dare e avere mi sembra che sia magari più propenso all'aspetto positivo. Ovvio, li aspetteremo al varco, li aspetteremo sicuramente nelle intenzioni da praticarsi una volta che l'autonomia entri in gioco, ecco, speriamo, però ripeto, già è passato un 14 mesi, ne riparleremo tra due mesi, speriamo di andare molto in là, perché ripeto, 23 materie sono tante o comunque poche, ma sono importanti soprattutto per quanto riguarda determinati temi, dall'ambiente all'ecosistema, tanta roba, insomma, quindi speriamo, ripeto, di poter concretizzare quello che sono molte 2 milioni di persone decisero allora, anche se però non è che sia un venetista al massimo livello, anzi per nessun motivo al mondo, però ripeto, stavolta almeno dimostrateci che quel voto conti qualcosina e qualcosa in casa nostra possa veramente cambiare, non nel vecchio stile parole in casa nostra, perché non siamo mai stati parole in casa nostra, anzi era Roma ladrona allora, dove Roma oggi pullula di forti presenze con ad esempio la manifestazione di Salvini dell'8 dicembre, no, ha dimostrato di essere forte anche in contesti al di fuori, diciamo, dell'aspetto nord, quel nord tolto poi dalla Lega, per forza di cosa Lega Nord non è più Lega Nord, per forza di cosa deve imparare anche nei contesti del centro-sud Italia. Attenzione per quanto riguarda il sud, e lo dico a quelli del Movimento 5 Stelle, forse per questo stanno frenando per quanto riguarda l'autonomia del Veneto, altrimenti la danno vinta a sprombattuto al signor Salvini, ed è per questo che insomma si sono messi un po' di traverso, perché ripeto, lei che l'ha detto chiaro e tondo, insomma, sì, e devono discutere di tutta sta roba qua per quanto riguarda l'autonomia e i vari ministeri, e quindi il ministero di qua, il ministero di là, le ho fatto poi l'elenco prima, sono tutti ministeri comunque gestiti direttamente dal mondo pentastellato, se parliamo della salute, delle infrastrutture, del MISE, del lavoro, dell'ambiente, della giustizia. Poi ripeto, tante erano state le promesse fatte in campagna elettorale prima del 4 marzo e tanto abbiamo da ridire anche oggi, però ripeto, non è che il futuro possa essere molto fecondo se questi li mandiamo al macero, per cui non lo so, però ripeto, almeno per quanto riguarda quello che possiamo fare direttamente, mettersi in moto, rimboccarsi le maniche, squilli di trombi, rullo di tamburi, e si parte con la raccolta firme che sicuramente Radio Gamma 5 sosterrà, perché i temi sono non delicati ma importanti e sono altamente storici quando parliamo, ripeto, di beni comuni, di beni sociali e di beni sovrani. Questo è quello che cercheremo di fare e, per la difesa quindi di tutte quelle che sono le nostre risorse naturali, perché i beni comuni riguardano le risorse naturali. Sì, viene automatico pensare all'acqua, ma pensiamo anche alla terra, all'aria, ai parchi, non so, le foreste, i ghiacciai, flora, fauna, cioè questo è tutto incorniciato all'interno del sistema dei beni comuni, che non vogliamo assolutamente che vengano ribaltati
da un sistema di potere che ha nel sistema di far profitto, potere e controllo nei nostri confronti, l'unico suo Dio oggi da manifestarsi in tutte le sue forme, cioè costi quel che costi, dobbiamo costruire il profitto, che però secondo il mio punto di vista si allarga sempre al potere e al controllo anche nei nostri confronti per forza di cose. I beni sociali sono quelli che si legano al mondo della ricerca, quella seriosa, sicuramente quella indipendente, non quella foraggiata da Teleton o Teletanna, l'istruzione, il sapere, la salute, il lavoro. Per i beni sovrani, attenzione, ripeto, le autostrade, le grandi vie di comunicazione e anche quelle ferroviarie, quindi insomma c'è tanta roba da elencare, c'è tanta roba da riportare, da narrare, come ci dicono appunto i signori della narrazione, ed è per questo che cercheremo di capirne qualcosina in più. Ripeto, il tema è delicato, importante ed imponente, dobbiamo assolutamente cercare di mettere sempre più alle corde e all'angolo anche l'idea di sviluppare in Italia il predominio e quindi la dominanza secca delle quattro grandi sorelle, sono le multi-utility. Noi le abbiamo a Padova, quando intervistavo quelli per l'acqua pubblica, i due sì per l'acqua bene comune di Padova, cioè questi hanno in casa il sistema ERA, ACE Gas APS ERA, cioè uno scioglilingua praticamente. Se aggiungiamo ERA, IREN, ACEA e A2A, noi abbiamo quattro sorellastre, quindi il mondo delle multi-utility, che si allargano solo all'acqua, servizi pubblici, energia, tanta roba, rifiuti e tutto il resto, che stanno sprigionando l'idea di conquistare l'Italia. Attenzione, uno dirà, ma in ogni angolo d'Italia? Assolutamente no. Dove c'è povertà? Dove c'è molto da investire? Non ci vanno, ma lì dove abbiamo sicuramente di buoni capitali da realizzarsi nell'immediato, si buttano a capofitto di quello che hanno fatto in tanti contesti regionali d'Italia. Ripeto, l'era la era l'abbiamo in casa in quel di Padova, e chiedete a quelli del comitato 2 sì per l'acqua bene comune Patavina se sono contenti appunto dell'avvento e dell'arrivo di ERA, con tutte le promesse che abbiamo fatto, perché questi arrivano sempre con un miliardo di promesse, tutte ancorate in quell'espressione della lettera E come elefante, sono elefantiache le promesse fatte, dovrebbero essere con l'uso condizionale efficiente, efficace ed economicità, poi vedete nella situazione reale se questo viene sicuramente apportato e quindi realizzato. Non è così assolutamente, e visto che gli anni 90 sono stati sicuramente quelli più fertili per il sistema di privatizzazione in Italia, si vorrebbe riproporre tutto questo. Perché? Perché privatizzando si realizza un po' di quattrinaggio che serve per abbattere il debito pubblico, un monte di debito pubblico che è irrealizzabile abbattere. Dobbiamo unicamente capire esattamente quanta parte di questo debito pubblico inenarrabile nella traduzione in lire nel vecchio conio, quanto di questo debito pubblico è illegale, è una truffa, e quindi abbatterlo di conseguenza attraverso quello che è stato fatto poi anche da contesti francesi piuttosto che tedeschi, e quindi l'hanno fatto anche loro signori. Insomma, noi avete visto tutto questo discorso che ha riportato il sorriso e la frenesia di impeto nella fisionomica di Matteo Renzi per quanto riguarda il maxi emendamento, le balle del Senato, e non abbiamo letto nulla, non sappiamo nulla di nulla, e poi le balle, siete andati in Europa ad alzare la voce nella convinzione di aver vinto, il 2,4 è diventato il 2,04, poi il 2%, e quindi occhio di qua, occhio di là, ma per dire, sono i soliti giochi di potere. Attenzione, perché per quanto riguarda il Partito Democratico è l'ultimo che dovrebbe sicuramente proferire parola per tutto quello che ha combinato negli anni precedenti, che spesso a volte abbiamo sottolineato. Io parlo dei temi che ogni tanto si affrontano anche lunedì dalle 12 alle 15, sull'ambiente, le promesse sicuramente renziane, oltre alla volontà di ribaltare appunto anche tanti articoli della seconda parte della nostra carta fondamentale, della nostra Costituzione, per capirci, che non è sicuramente ma la più bella del mondo, che molti dichiarano essere la più bella del mondo. Io direi sì, poi è la più bella del mondo, ma va applicata, va sicuramente portata in concretezza. È stata scritta con grande fervore, grande passione, grande tutto quello che volete, che di grande ci possa essere. E quindi sono tanti articoli che però dovrebbero essere assolutamente applicati nella sua nella loro quintessenza, nella loro giustezza di applicazione, perché viene tutto interpretato a livello nazionale. Vabbè, detto questo, ripeto, è Natale, siamo un po' più buoni, anche se comunque dall'anno nuovo poi già da lunedì prossimo, visto che è l'ultimo dell'anno, faremo un po' il resoconto di tutte quelle che erano le promesse del fronte giallo-verde rispetto a quello che abbiamo già maturato in essere per quanto riguarda grandi opere, ambiente, sull'agricoltura biologica. Stanno
facendo venire in mente tutto quello che è un certo, o dei flash, sulle agricolture biologiche stanno facendo un po' di passi decenti in avanti, non così sicuramente per quanto riguarda i fanghi, da buttarsi proprio nel contesto di concimazione agricola, la faccio molto larga ma comunque ci torneremo su, così anche per quanto riguarda i termovalorizzatori, perché il furbo Salvini è detto chiaro e tondo, dobbiamo salvare i bambini di Napoli, serve un nuovo inceneritore, ma ricordalo, si costruisce in 6, 7, 8 anni, quello di Acerra ha fatto capire insomma che più che bruciare dà da mangiare a tanta realtà, a tutta Mamma Santissima, e però l'idea è quella, diciamo, di costruire altri, non solo ad Acerra, intanto ad Acerra, poi in tutti gli altri contesti. Ci hanno fatto passare quello di Brescia, il più grande in Europa, come una roba che non contamina nulla di nulla, quella di Schio addirittura in apertura di giornale locale per dire contamina tanto quanto 80 barbecue. Abbiamo raccontato tutto questo lunedì scorso con Stefano Montanari e non è proprio così la questione. E detto questo, ripeto, le battaglie sono ancora tante da affrontarsi. E allora diamoci da fare, ognuno con le proprie possibilità, con le proprie capacità, con i propri sicuramente spazi anche di tempo, perché è ovvio che se un terzo della giornata ce lo fotte, perché riesce a farlo, io no, ce lo fotte il sonno, un terzo per chi ha fortunatamente lavoro e l'altro terzo dovrebbe essere il momento per relazionarsi con moglie, mogliettina, amante, figli, figliastri e quant'altro, diventa difficile pensare di battagliare magari per difendere questa nuova via a tutto bene comune, bene sociale e bene, quindi bene sociali, bene comuni e bene sovrani, ecco. Questa è una nuova quindi etichetta che allarghiamo oggi in termini di conoscenza per quanto riguarda i beni sovrani, tra i quali risulta esserci anche il mondo delle autostrade e purtroppo, non so il motivo, ma ripeto, andrò ad approfondirlo perché ne parleremo all'inizio anno, per quanto riguarda il disastro Morandi, l'avete visto tutti in tutte le salse, chi crede addirittura che qui sia stato indotto il tutto, ma a parte questo a me non interessa sicuramente scavare su quel fronte, considero i 43 morti, considero sicuramente chi gestiva e doveva sicuramente tenere a buona manutenzione quel manufatto, quindi il ponte Morandi, sto parlando di Benetton, si pensava che almeno dal prossimo anno non fosse nuovamente una gallina dalle uova d'oro il sistema di concessione sempre premiato a loro signori per quanto riguarda il fronte delle autostrade, invece come un orologio svizzero da quello che sembra sicuramente con impatti in percentuale inferiori rispetto agli anni trascorsi, ci mancherebbe altro, ma si parla ancora purtroppo di aumenti di pedaggi e quant'altro, quindi i pedaggi autostradali salgono pure nel 2019 e ci sono diversi rincari e tanti di questi rincari toccano diciamo delle tratte, delle realtà che sono direttamente controllate da ASPI e quindi vuol dire da tutto quel mal di Dio che fa parte del gruppo Benetton, i nostri qui coinquilini, tradotto Ponzano Veneto, quindi tradotto Treviso insomma. Vabbè, detto questo, poi accenneremo anche soprattutto alla questione Salini in pregiro, perché per fortuna Autostrade Benetton non costruirà il ponte, dovrà pagarlo casomai ma non lo costruirà, ma però abbiamo sicuramente altri nomi come la Salini in pregiro. Ah, vi parlerò oltretutto della Salini in pregiro, della CMC e della Condotte, perché se la stanno passando veramente, veramente, veramente male, di crack in crack e di tanto altro, non sono più diciamo quelle feconde realtà che erano proprio diciamo dei vecchi anni passati. Cercano di realizzare un po' di profitto all'estero, ma in casa nostra hanno enormi difficoltà. Ecco perché forse il rilancio delle grandi infrastrutture serve a loro signori per poter monetizzare ancora un bel po' di lavoro, che comunque, attenzione, va in controtendenza rispetto alla tutela dell'ambiente e alla tutela sociale, cioè di chi abita quei territori, di chi li ha al suo habitat e le sue radici profonde, che sono quelli che meglio di tutti conoscono sicuramente la loro terra, la loro area e il loro spazio. Tanti sono i comitati, i movimenti e le espressioni che si stanno diffondendo in Italia, bisogna sicuramente coalizzare, coagulare queste forze e solo in questo caso riusciremo sicuramente ad essere, diciamo, una grande onda travolgente per ottenere determinati risultati, perché per loro signori ancora oggi alle 13.58 del 24 dicembre 2018 siamo esattamente questo, carne da cannone o meglio ancora carne da voto, siamo espressamente carne da voto. E allora comunque noi non vogliamo essere aggressivi oggi perché siamo sempre ancorati ancora alla, diciamo, vigilia di Natale e allora, come avete capito, non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi
trovi intorno. Vabbè, questa è un po' la massima del giorno, che ho emunto, diciamo, da un'infinità di aforismi, di frasi, di storielle, di fiabe, di tutto quello che riveste il Santissimo Natale. Stasera speriamo non piova e andremo a vedere, anzi andremo ad osservare praticamente il popolo del Duomo. Sono quelli che vai a messa a ora tarda e per una pulizia di una revisione di coscienza, una pulizia interna, che ne so, non lo so, insomma. Comunque noi andremo a sbirciare un po' tutti questi contesti, sperando non sia, diciamo, appunto tempo di pioggia stasera, ma non ne dubito, per cui insomma se è il freddo lo si affronta, se è l'acqua rompe i maroni, non si vede bene robe. Va bene, detto questo ragazzi, qui vedo che ormai sono giunte le ore 14 e faccio ascoltare un po' di questa, dai. Solidale del tempo, appuntamenti di dicembre. Fiorenzo Libero, trattamento al piede, 17 dicembre dalle 15 alle 18. Paolo Rossaro, consulenza medica, 19 dicembre dalle 15 alle 17. Per info e appuntamenti chiamare Mario al 338 351 7099. Gli amici della Banca Solidale del Tempo, ringraziandovi, vi porgono i più sinceri auguri di buone feste. Ci sono persone che non masticano molto di informatica e si bevono la pubblicità dei computer nuovi a basso prezzo. Ci sono altri invece che, prima di spendere i loro denari, valutano bene l'acquisto di un computer, per esempio ricondizionato e professionale, come il computer Free PC. Sono macchine potenti, robuste, di qualità nettamente superiore, esenti dalla cosiddetta obsolescenza programmata e garantiti da 1 a 3 anni. Sono venduti anche con la clausola soddisfatto o sostituito, insieme a sistemi operativi e pacchetti di programmi Ultimate già caricati e pronti all'uso. Il tutto a un prezzo molto contenuto e ad una veramente minima parte rispetto al prezzo del nuovo. I computer Free PC li trovi presso il negozio Nuova Fotografia Conserve, Padova, in via Roma 14, oppure negli altri negozi Free PC del Veneto. Si può andare anche sul sito freepcitalia.com oppure digitando computer ricondizionati Free PC. Telefono magazzino 049 950 1404 oppure direttamente al negozio Nuova Fotografia di Conserve 049 53 85 229. Ripeto 049 53 85 229 oppure magazzino 049 950 1404. Mi senti Alberto? Pronto, pronto, Alberto, mi senti? Sono Luca, sì. Oh, mi senti, perfetto. Dove ti trovi? A Napoli, dove sei?
Sono a Napoli, sì. Oh, come sta oggi il cielo di Napoli? Il cielo, c'è un sole meraviglioso. Ah, oh, beati voi altri. Io ringrazio di essere dei nostri oggi in direttissimo sulla storica Radio Gamma 5 Alberto Lucarelli, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Napoli Federico II, redattore dei quesiti referendari poi contro la privatizzazione dell'acqua. Ho detto giusto? Hai detto giusto, bravo. Detto questo, allora Alberto, la prima domanda è questa: memori di quello storico percorso e di quella netta vittoria a difesa dell'acqua pubblica, vedo che vogliamo ritornare in sella con un traguardo, vedo, prestigioso. L'idea è quella di rilanciare, come tu dici, un progetto forte che si leghi poi ad una proposta di legge di iniziativa popolare sul testo originario scaturito dal lavoro della Commissione Rodotà, quello che poi non è mai stato discusso poi a livello parlamentare, vedevo. Quindi stiamo parlando di nostri piedistalli fondamentali, intendendo per essi i beni comuni, i beni sociali, addirittura aggiungete anche quelli sovrani, che dobbiamo tutelare attraverso quindi strumenti giuridici. Voi vi siete ritrovati per questo venerdì 30 novembre a Roma all'Accademia Nazionale dei Lincei. Ti chiedo esattamente di cosa avete discusso, cosa sta nella quintessenza di questo progetto forte e come ci dovremmo organizzare per questa, diciamo, battaglia, la cui posta in gioco è vitale, direi. Facciamo un passo indietro, se altrimenti sì, capiscono ben poco. Allora, la situazione è questa: noi siamo stati sottoposti negli ultimi 20-25 anni a un vero e proprio progetto di saccheggio dei beni di appartenenza dei cittadini, dei cosiddetti beni pubblici. I beni pubblici poi possono essere declinati in beni sovrani, beni sociali, beni comuni, ma il problema centrale è che senza alcun vantaggio, o piccolissimi vantaggi dal punto di vista economico, sono stati messi sul mercato i beni dei cittadini. I cittadini quindi si sono ritrovati negli ultimi 20 anni a poter disporre di molti meno beni rispetto a prima, sì, con vantaggi ridottissimi, perché è stato utilizzato i beni pubblici come strumento di finanza pubblica per ripianare il debito. Ma in realtà, diciamo, i dati che abbiamo sono dei dati per cui, diciamo, la vendita dei beni pubblici è servita ben poco per il ripianamento del debito pubblico, ma invece ha avvantaggiato moltissimo i profitti privati. Sì. Detto questo, quindi il 30 novembre, al fianco di Ugo Mattei e di tanti altri, avete discusso di come quindi intraprendere questa nuova battaglia a difesa dei beni comuni, sociali e sovrani, giusto? Siccome, guarda, noi già 10 anni fa, sì, praticamente, nel 2007-2008, quindi all'indomani proprio della crisi, prima grossa crisi economico-finanziaria, sì, avevamo capito che era in corso un progetto proprio di saccheggio dei beni pubblici. Noi intorno al professor Rodotà, che presideva appunto questa commissione governativa, avevamo elaborato un testo che in qualche modo potesse fronteggiare questo processo e anche configurare un modello di democrazia reale alternativo rispetto a quello che si stava realizzando, quindi un vero e proprio saccheggio, diciamo, non solo di beni ma di diritti fondamentali. Purtroppo, diciamo, quel progetto non è stato praticamente mai discusso, anche se, diciamo, parallelamente poi invece c'è stato il grande successo del referendum nel 2011, sì, ma quel progetto non è stato mai discusso, ma addirittura sono stati posti in essere una serie di provvedimenti che non solo non volte ad attuarlo, ma addirittura a fronteggiarlo e a esprimere, quindi, indirizzi totalmente opposti e contrari. Questo quello che ci ha fatto a questo punto, sì, diciamo, prendere l'idea di ripartire con il progetto di autorità, non attraverso la rappresentanza, che appunto se n'era assolutamente disinteressata, ma attraverso la democrazia partecipativa, è stata la vicenda del Ponte Morandi di Genova. Sì. Il Ponte Morandi di Genova è emblematico di come gli istituti della concessione e a volte appunto anche della vendita di beni sovrani, cioè sono i beni che si identificano con lo Stato è Stato attraverso la proprietà di alcuni beni strategici, sì, che sono gli aeroporti, che sono i grandi porti, le autostrade, le reti ferroviarie, le dighe, cioè i grandi beni sovrani che definiscono la sovranità dello Stato, sì. Ecco, quando si è aperto il grande dibattito sul regime concessorio, cioè su come in realtà le concessioni erano delle forme nascoste di privatizzazione, dove quindi il pubblico perdeva e quindi i cittadini perdeva il controllo sui beni di propria appartenenza. Da qui allora la decisione di ripartire, a questo punto, visto che
la rappresentanza aveva completamente negato o ignorato questo progetto, di ripartire con un grande progetto al basso, cioè raccogliere perlomeno quelle 50.000 firme necessarie dalla Costituzione per presentare il progetto in Parlamento. Ovviamente l'obiettivo è molto più alto, sì. A partire dalla metà di gennaio il nostro obiettivo è quello di raggiungere 1 milione di firme, di portare 1 milione di firme al Parlamento, ma nello stesso tempo di utilizzare, tra virgolette, questi 6 mesi per condividere, per dare maggiore consapevolezza ai nostri cittadini rispetto a questo processo, che è un processo che sostanzialmente li sottrae, come dicevo prima, i beni di loro appartenenza. Quindi la raccolta firme parte il 20 gennaio, giusto? Partirà più o meno. E si protrae fino? 6 mesi. Sì, fino all'estate, insomma, fino all'inizio dell'estate, insomma. Di cui ci sarà un bel periodo intenso, sì, perché il 19 ci sarà un grande incontro, una grande assemblea pubblica a Roma, sì, alla Casa Internazionale delle Donne, dove appunto ci sarà un grandissimo dibattito, e a partire da quella data poi ci saranno i 6 mesi previsti alla legge per la raccolta delle firme. Ci sta già una mobilitazione incredibile in tutta Italia, perché ovviamente questa è sostanzialmente una norma a tutela dei difesi, a difesa dei beni ambientali, a difesa dei beni sociali, quindi parliamo anche dell'istruzione, della sanità, della salute, a difesa, diciamo, dei beni sovrani, come dicevo prima, quindi le autostrade, dei beni culturali, quindi è veramente la configurazione di un modello alternativo, direi, di democrazia rispetto a come la democrazia nella sua essenza è stata svuotata negli ultimi anni. Quindi quello che capisco è che il traguardo è molto grosso, un traguardo imponente, ambizioso, cioè raccogliere praticamente 1 milione di firme. Nel passato per l'acqua, sottolineo, lo diciamo che poc'anzi, abbiamo raccolto 1,5 milioni circa, 1,4 milioni mi sembra per l'esattezza. Ti chiedo però, servirà a fare rete a livello nazionale e quindi lavorare e operare come abbiamo fatto allora, cioè 7 anni fa? Ti chiedo però se a livello governativo si ha già un'idea di quelle che potranno essere, non so, le forze politiche che daranno concreto sostegno a questa raccolta firme, cioè come vede e tutta sta roba qua il Movimento 5 Stelle piuttosto che la Lega o altri contesti partitici? Guardi, questo è un tema molto trasversale, sì, quindi va al di fuori, cioè, quindi la Lega probabilmente diciamo, vedrà alcuni temi, in particolare la questione dei beni sovrani, non può che vederla ovviamente come un tema suo, quello di difendere le infrastrutture, insomma, sì. I beni di infrastrutture, come dicevo prima, le ferroviarie, le autostrade, i porti, cioè quelli che definiscono uno Stato sovrano, e quindi rientra nella loro dimensione, no, che stanno esprimendo negli ultimi anni, cioè quindi di tutelare e difendere l'identità di un paese. D'altra parte c'è tutto il grande tema del welfare, che è un tema tipicamente della sinistra, diciamo così, tradizionale, e quindi parlo del tema della difesa della ricerca, del lavoro, della previdenza, dell'istruzione, della sanità, no? Intesi come beni sociali. E d'altra parte tutto un tema che, tra virgolette, io definirei un po' altermondialista, o comunque diciamo, della grande dimensione ecologica, e quindi la difesa dei beni comuni, in particolare delle risorse naturali, dei beni ambientali, dei beni culturali. Quindi è un tema veramente che va al di là degli schieramenti che ci sono della maggioranza parlamentare, del governo. È un tema che vuole vedere, passa attraverso, diciamo così, tutte le forze politiche, ed è rivolto ovviamente, ma non è una chiave populistica, è rivolto principalmente a far sì che i cittadini siano sempre più consapevoli che i beni di loro appartenenza ci stanno privatizzando, si stanno ponendo sul mercato, diventano oggetto e ostaggio della finanza, e quindi siamo tutti più poveri. E gli articoli della Costituzione che magari si agganciano a tutto quello che abbiamo detto sinora, quali possono essere? Tu parlavi del 42 e 43, a che proposito? Dall'articolo 1, della sovranità, a partire dal principio solidaristico, a partire di tutto questo che è fatto in particolare a difesa non solo delle generazioni attuali, ma delle generazioni future, quindi il principio solidaristico, articolo 2, il principio di uguaglianza, la tutela del lavoro, l'unità, diciamo così, del paese, anche questi sono chiave solidaristiche, quindi 1, 2, 3, 4, 5 come articoli, per non parlare poi degli articoli 41, 42, 43, articolo 44, troppo velocemente spesso dimenticato, sì, è la difesa del suolo, la difesa del territorio, l'uso razionale delle risorse agricole. Qua bisogna ovviamente, è tutto
tutto anche un ripensamento del modello di sviluppo, del modello economico. Detto questo, io accennavo prima la vittoria che abbiamo ottenuto nel referendum del 2011 con 27 milioni di votanti. Ti chiedo, visto che alcuni dicono beh è stata inutile perché poi non si è applicato tutta sta roba qua, eccetto qualcosina a Napoli, oggi si cerca Benevento, Brescia, qualcosa magari a macchia di leopardo a livello nazionale, perché è stato invece importante veramente frenare quello che era proprio dell'articolo 23 bis, mi sembra, del decreto Ronchi? Intanto l'articolo 23 bis, quel processo di privatizzazione selvaggio, è stato fermato proprio con 27 milioni di cittadini, quindi non è che non è stato assolutamente inutile. Si è fermato un processo che era avviato e che attraverso del decreto Ronchi sarebbe diventato sempre più virulento, sempre più forte, quindi con attività predatoria diciamo, sui beni comuni. Quindi quel processo è fermato, quindi è stato utilissimo quel referendum. È chiaro che dall'altra parte, ancora una volta, il Parlamento, così come con la Commissione Rodotà, non si è dimostrato all'altezza e anzi ha violato uno dei principi costituzionali, cioè del rispetto alla sovranità popolare, per cui è come se la sovranità del Parlamento si fosse posta al di sopra della sovranità popolare. Perché non ha attuato il referendum, ma comunque il referendum ha avuto la forza politica di bloccare i processi di svendita delle risorse idriche e delle relative gestioni. E poi a montante a quasi 200 miliardi, accennava Ugo Mattei, insomma, per cui tanti soldini. L'ABC a Napoli, come si lega a tutto questo percorso qua? Ha realizzato veramente gli intendimenti di quel referendum? Tu sei stato in prima linea sull'ABC all'inizio? No, la BC l'ho fatta io, la trasformazione. Sì, acqua bene comune, giusto, di Napoli. La società per azioni e aziende speciale, gli ho dato uno statuto, che era uno statuto proprio specifico per l'acqua, che non è un bene pubblico qualsiasi, ma un bene comune e che quindi viaggia attraverso i concetti di democrazia partecipativa, ed era uno statuto che però andava ovviamente attuato e applicato in tutte le sue forme. Purtroppo questo non è avvenuto in parte, cioè perlomeno fino a un certo momento storico. Adesso invece diciamo ABC ovviamente fatica perché appunto quel modello molto partecipato che avevo previsto, con un consiglio di amministrazione aperto ai cittadini, con un parlamentino dell'acqua, non riesce a trovare pieno spazio così come avevo immaginato. Sa, poi una cosa sono le norme, altre puoi farla vivere, e queste le norme vivono attraverso gli uomini e la volontà che si esprimono. Mentre il 30 luglio vedevo di questo anno c'è stato questo importante incontro, vedevo a Montecitorio, il forum dei movimenti per l'acqua ed il presidente della Camera Fico, che oltretutto è anche napoletano, le prime battaglie che ha intrapreso sono proprio quelle a difesa dell'acqua, si cerca di dare finalmente diciamo attuazione di quello che è stato appunto l'esito referendario del 2011. Ti chiedo, l'altra volta eravamo vicini al traguardo, poi il PD ha fatto diciamo andare tutto gambe all'aria, siamo nella giusta direzione secondo il punto di vista adesso Alberto, cioè ci siamo finalmente o no? Siamo nella giusta direzione perché questa può essere l'occasione di una convergenza incredibile di cittadini ben al di là di quello che rappresenta il Parlamento, ma molto ben al di là di quello che rappresenta il Parlamento. Qua ecco, abbiamo la grande occasione di creare sempre più dei cittadini la consapevolezza che i parlamenti degli ultimi anni si sono succeduti principalmente per saccheggiare i beni di loro appartenenza. Quindi se noi riusciamo a far passare due principi, uno che è quello della sovranità popolare, che ripeto che non è populismo, ma è dare la possibilità ai cittadini di esprimersi con delle forme alternative rispetto alla rappresentanza, quindi penso alla democrazia locale, diretta, partecipativa, di democrazia di prossimità, e dall'altra appunto la consapevolezza che sui beni di appartenenza collettiva non si possono fare profitti, devono essere orientati a utilità pubblica, utilità sociale. Altrimenti il paese non esisterà più tra qualche anno. Tu sei stato anche coordinatore della commissione di studio della regione Puglia per il disegno di legge per la ripubblicizzazione, vedevo, della società che gestisce l'acquedotto pugliese. Io ho letto spesso di contrasti tra i comitati a difesa dell'acqua e l'ex governatore, prima Nichi Vendola, oggi abbiamo Emiliano, per quanto riguarda l'AQP, cioè questo acquedotto pugliese che mi sembra essere più grande in Europa. Loro mi chiesero un progetto di fattibilità giuridica, economica rispetto alla trasformazione dell'AQP
SPA in azienda speciale, fu fatto nel momento in cui è stato fatto, elaborato e trasmesso, non ho avuto e non abbiamo avuto alcuna risposta. Io scrissi una lettera aperta e ringrazio ancora il manifesto che me la pubblicò, cui chiedevo proprio ad Emiliano di esprimersi rispetto a quel progetto. Non abbiamo avuto più una risposta. Questo vi fa capire il livello della rappresentanza, il livello delle istituzioni, l'arroganza con la quale si rivolgono appunto ai cittadini e di chi cerca appunto di portare avanti i loro interessi, i loro diritti. Servirà sicuramente, per quanto riguarda diciamo la raccolta firme e quant'altro, arrivare ad una grande massa, io direi popolare. Serviranno degli slogan immediati, diretti e precisi, come facciamo allora per l'acqua, se ti ricordi, caro Alberto, perché due sì per l'acqua è bene comune, si legge, cos'era? Si scrive acqua, si legge democrazia. Dovremmo utilizzare anche diciamo un'alfabetizzazione, la chiama Ugo Mattei, diretta e imponente anche a livello nazionale. Siamo pronti secondo il tuo punto di vista? Ma su questo stiamo lavorando, siamo pronti, sai, questo poi è un processo in progress continuo e noi ci dobbiamo arricchire anche attraverso il confronto che ci sarà con i cittadini ci daranno tante sollecitazioni, sono loro che hanno ovviamente il polso della situazione sui territori, capiscono quali sono le reali istanze, esigenze, bisogni, quindi a questo non bisognerà mai pensare di calare qualcosa dall'alto, sarà un confronto continuo, così come è stato con l'acqua. In realtà noi giuristi non abbiamo fatto altro che trasformare in norme delle istanze che vengono dal basso. Questo sarà un grande processo di alfabetizzazione dal basso, dove arriveranno suggerimenti straordinari e dove tutti insieme riusciremo a portare avanti gli slogan, saranno slogan efficaci. Io posso dire da adesso, noi possiamo parlare di una grandissima internazionale dell'ecologia, a tutela dell'ambiente, a tutela delle risorse naturali, a tutela dei beni comuni. E questo è sicuramente utile sentirsi. E per quanto riguarda l'acqua, a Brescia si è battuto un colpo importante, vedevo l'altro giorno a novembre, giusto? A Brescia sarà importante perché c'è stata una grandissima partecipazione, nonostante i media avessero fatto di tutto per negare, per cercare di bloccare quanto più possibile la circolazione di quelle idee, di quel progetto. A Benevento è in corso un'altra iniziativa importantissima, proprio sempre con un referendum propositivo, e quindi cioè, le cose si stanno muovendo in tante realtà locali, perciò c'è bisogno di una dimensione più ampia, proprio affinché tutte queste iniziative locali possano avere poi un fondamento giuridico anche a livello nazionale. Quello che ci sta alla base anche diciamo di questa raccolta firme, comunque di quello che sarà espresso magari eventualmente attraverso un referendum, ci auguriamo assolutamente di raccogliere un sacco di firme e anche diciamo ripensare un po' quello che è il modello di sviluppo, cioè un modello di sviluppo altamente più sostenibile rispetto a quello che abbiamo di fronte, è giusto Alberto? Perché qua siamo così. Perciò prima ho parlato proprio di internazionale dell'ecologia. Tra l'altro parlo di internazionale perché tu sai benissimo come in questi temi che abbiamo trattato in questi 10 anni siano all'avanguardia diciamo in Europa e anche in altri paesi, e come siamo l'oggetto di studio a partire diciamo dalla questione dei beni comuni, a partire dalla questione dell'acqua, e tanti paesi dell'Europa appunto sono molto più indietro rispetto a noi, rispetto a questo a quello che noi abbiamo prodotto in questi anni, per cui veramente siamo arrivati a un punto in cui noi possiamo rappresentare la punta più avanzata di un modello direi altermondialista, cioè un modello completamente alternativo e diverso di sviluppo. Perciò, ripeto, uno dei primi grandi slogan che possiamo lanciare è proprio una grande internazionale dell'ecologia. In conclusione, che idea ti sei fatto di quella parte di governo attuale, dicasi appunto Movimento 5 Stelle e di tutte le promesse che ha fatto in campagna elettorale per i temi che tu affronti spesso a volte, l'acqua ma non solo, e li ha messi in pratica sul punto di vista oppure sull'acqua sembra di sì, perché c'è un progetto che sta andando avanti che finalmente diciamo sembra rispettare la volontà dei cittadini. Su altre questioni c'è ancora grande ambiguità, penso alla Puglia, al gasdotto, penso alla Terzo Valico, l'alta velocità, Tavico. Ora vediamo per esempio sulla questione degli ulivi in Puglia, che è un'altra questione enorme, vediamo come si comporteranno. Mi sembra anche qui che ci sia un atteggiamento un po' ambiguo, alcuni esponenti sembrano orientati in tre, perché qua c'è un progetto evidentemente affaristico per abbattere, non c'entra niente la cosiddetta xylella fastidiosa, c'è un progetto di abbattimento degli ulivi secolari per introdurre delle culture molto più redditizie dal punto di vista economico e che possono determinare ulteriori danno all'ambiente, alla salute e al territorio. Vedo oltretutto che si continua a fare anche il grande favore per quelli che gestiscono i lidi, le spiagge, insomma la balneazione oltretutto, no?
Ma anche lì sì, con la proroga delle concessioni, sì. Quindi con la proroga delle concessioni, la proroga rispetto alla Bolkestein, che invece da anni chiede e vuole che l'Italia appunto metta una parola chiara e finale per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni. Basti pensare che ci sono delle concessioni che sono state rinnovate una sola volta, cinquantennale, per cui per 100 anni lo stesso soggetto gode praticamente di concessioni su cui fa affari d'oro e sono beni di appartenenza collettiva, quindi una famiglia mentre per 100 anni e più, e quindi il vero proprietario diventa il concessionario. Questo è uno dei temi fondamentali che è trattato anche appunto nella proposta legge Rodotà. Un individuo diventa cittadino quando ha la consapevolezza dei suoi diritti, ci ricordi sempre. Detto questo, noi quindi affiancheremo sicuramente questa lotta con tutto quello che riguarda il sistema, diciamo, di informazione, conoscenza, soprattutto anche raccolta firme. Se si sente magari all'inizio del prossimo anno, abbiamo anche Ugo Matteo di tanto in diretta e quant'altro. La battaglia è imponente, importante, soprattutto stavolta non bisogna assolutamente mancare l'appello, insomma, rimboccarsi le maniche e partire assolutamente. Perfetto, grazie. Alberto, un saluto, un grazie mille a te. Ciao. Io ringrazio quindi Alberto Lucarelli, che abbiamo beccato al volo per quanto riguarda appunto professore ordinario all'Università di Napoli, redattore, come avete sentito, appunto di quesiti referendari allora per la battaglia per l'acqua, nonché anche poi quello che ha messo nero su bianco anche il sistema di gestione dell'acqua pubblica in quel di Napoli, per Napoli è stata la prima realtà che ha applicato in gran parte tutto quello che è stato il risultato referendario. C'è Brescia in corsa ultimamente parlando, c'è stato un referendum a novembre, per questo ho posto la domanda appunto ad Alberto Lucarelli, ma ripeto, la questione basilare è assolutamente tutto quello che riguarda una democrazia che deve tornare a respirare in maniera diversa per quanto riguarda i beni più importanti, intendendo appunto per essi, come abbiamo già ricordato spesse volte, ma lo diremo a mo' di mantra, i beni comuni, i beni sociali e i beni sovrani, e tutto questo sarà sicuramente improntato per quanto riguarda il realizzo di quel disegno di legge delega che era proprio, diciamo, ed è stato elaborato allora dalla commissione Rodotà. Questo avveniva fra il giugno del 2007 ed il marzo dell'anno successivo, quindi il 2008, ma da allora per 10 anni poco più è stata, diciamo, da muffire all'interno dei cassetti del Parlamento, ma questo avviene spesse volte. Si tratta di elaborare, quindi di ripensare soprattutto il regime giuridico dei beni pubblici, beni che investono tutti e sono appunto, come io le definisco, i nostri grandi e veri e vitali piedistalli esistenziali. I beni comuni, avete sentito, quindi le risorse naturali, l'acqua per forza di cose, si torna sicuramente a martellare spesso, diciamo, su quella che è stata la grande battaglia per l'acqua. Adesso abbiamo una battaglia molto più ampia che si allarga sicuramente a macchia d'acqua in ogni dove, perché le risorse naturali, sì, sicuramente i beni comuni, acqua, terra e l'aria, ma si parla di parchi, si parla di foreste, si parla di ghiacciai, si parla della flora e della fauna, e i beni sociali sono quelli che si adattano sicuramente al sistema della ricerca, dell'istruzione, del sapere, della salute, del lavoro. I beni sovrani sono quelli che riguardano soprattutto le reti infrastrutturali. Lui dice la Lega sì, potrebbe avere degli interessi, però bisogna vedere anche quali possono essere gli interessi della Lega sul fronte, diciamo, infrastrutturale. Oggi, nel nome dello sviluppo e della crescita, la Lega continua a martellare per fare tutte queste grandi opere, indipendentemente dal fatto che noi si denunci che queste grandi opere sono impattanti, sono costose, sono inutili, sono imposte dall'alto e sono impattanti anche, diciamo, per quella realtà sociale che lì vi abita. È quello che spesse volte abbiamo sottolineato nelle interviste che abbiamo fatto con i vari fronti accesi e caldi per quanto riguarda queste determinate battaglie. La Lega sicuramente per le infrastrutture, però attenzione, perché noi siamo, diciamo, per le opere grandi, quelle che veramente meritano di essere realizzate lì dove si è contenuto sicuramente l'impatto ambientale, i costi sociali che non possono gravare costantemente negli anni, essendo, diciamo, derivanti da sperpero di denaro pubblico sulle tasche, diciamo, dei cittadini medio-bassi, per cui vanno realizzate ma con un occhio, diciamo, molto più attento rispetto a quello attuale, che è unicamente l'idea di costruirle perché questo porta crescita e progresso. Poi abbiamo dati sotto mano e numeri di ricercatori e ricerche indipendenti che ci parlano in maniera totalmente diversa e distinta, ed è da lì che dobbiamo sicuramente ripartire per bocciare determinate opere. Se facciamo l'elenco, qualsiasi elenco a livello infrastrutturale dal Veneto in poi, sappiamo benissimo che la Lega è completamente dalla parte opposta dello steccato rispetto a noi altri. Che sia, ripeto, la Pedemontana veneta, laddove la Corte dei Conti ha quindi ancora utilizzato la lente di ingrandimento chiedendosi a 6 mesi di
circostanza ancora il governatore Zaia di rispondere a precise domande che erano state poste sulla qualità dell'opera, i costi e su chi graverà poi sostanzialmente quest'opera, perché inizialmente sembrava unicamente un costo collocare all'interno del sistema privatistico, quindi di privati, la SIS in testa, ma così non lo è assolutamente, perché poi abbiamo già capito quanti soldi abbiamo già investito e dovremo fare di qui in avanti, e quindi insomma il gioco della Pedemontana Veneta che verrà a ricadere su tutti quanti noi, quindi sulle cosiddette tasche pubbliche. La Pedemontana, se guardiamo il Mose, piuttosto che, anche se il Mose è in fase talmente avanzata che diventa ormai impossibile frenarlo, però vedremo se tecnologicamente avrà la possibilità di salvare e salvaguardare Venezia dall'acqua alta. Se pensiamo praticamente all'alta velocità che si vuole far confluire fino, diciamo, a Padova, la Lega di Cicaretondo, dobbiamo farle queste opere. Se andiamo al di fuori dei nostri confini, per forza di cose, pensiamo al Terzo Valico, pensiamo all'alta velocità in Val di Susa, pensiamo al MUS piuttosto che al TAP, sono tutte opere laddove la Lega ha spinto per realizzarle. Ovvio che al governo stanno a braccetto col Movimento 5 Stelle, che ha fatto determinate promesse, e penso che l'unica grande opera oggi in gioco e in bilico possa essere la Torino-Lione, l'alta velocità nelle valli della Valsusa, quindi nelle vallate degli amici in OTAV, ma ripeto, seguiremo quello che sarà l'evolversi di questa analisi costi-benefici, che secondo l'ultimo diktat di Toninelli, ministro delle infrastrutture, sponda al Movimento 5 Stelle, dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. Poi è ovvio che ci sarà sicuramente da colloquiare e quindi trovarsi con l'omologo francese, quindi la Bern, quindi il ministro delle infrastrutture francese, dopodiché si andrà a livello europeo e si vedrà veramente se si riuscirà a bocciare definitivamente quest'opera. Dico di fare molta attenzione perché vi porterò poi anche con più calma e più dati dettagliati anche quello che è l'aspetto della Terzo Valico, sempre alta velocità si tratta, che sia passeggeri o merci, qui si capisce veramente poco, come in questo caso, ripeto, dovrebbe essere quindi merci, si dovrebbe parlare di TAC come l'alta velocità in Val di Susa, Torino-Lione, treno alta capacità in questo caso, e ripeto, per il Terzo Valico si è detto chiaro e tondo, dall'analisi costi-benefici risulta sicuramente che i costi sono maggiori dei benefici, ma l'opera si fa lo stesso. Qualcuno la vede come una presa in giro, qualcuno dice no, ma dal punto di vista giuridico però esiste anche il fatto che ci sono delle penali di 1,2 milioni di euro, per cui cioè 1,2 miliardi, per cui dovremmo stare veramente molto attenti di fronte a quest'opera, sta di fatto che comunque, nonostante i proclami fatti in campagna elettorale, quest'opera andrà fino in fondo, tanto quanto il TAP. Penali sì o penali no, ripeto, per l'alta velocità sul fronte Terzo Valico ci stanno le penali, tanto quanto anche per molti aspetti sul fronte del TAP, ci dicono poi sono però avanzati i lavori. Beh, questi sono stati fatti in maniera molto furbesca, volpina, costruendo stile praticamente la Pedemontana Veneta, un po' di qua, un po' di là, poi serve unire un po' i puntini per realizzare l'opera, per dire appunto, nel caso arrivasse come sono arrivate le contestazioni o cambiasse il governo, ormai è troppo tardi, abbiamo investito tanto, sì, abbiamo fatto anche tanti danni secondo il mio punto di vista, da un punto di vista ambientale, registrato il tutto sul fronte Veneto per quanto riguarda la costruzione in trincea, le gallerie e tutto quel mal di Dio che tocca questa grande opera. Non è l'unica, ma questa è quella che è la più grande da un punto di vista di cantiere in Italia, quindi quella cantierabile è questa, la più grande in assoluto. Ovvio, ripeto, ci sono i comitati che spesse volte hanno portato dati concreti, la stessa appunto Corte dei Conti sta ponendo delle preziose, importanti domande al contesto regionale, quindi vuol dire la sponda leghista che comanda poi in casa nostra, per cui però state pur certi che riusciranno sicuramente a sfangarla come sempre hanno fatto, ma questo è quello che oggi abbiamo in casa. Per dire, sì, sulle infrastrutture la Lega per forza di cose, io non so se sia d'accordo nel raccogliere le firme, perché la raccolta delle firme imporrebbe poi un referendum che darebbe chiaro e tondo, mettiamo sicuramente in codice civile anche la possibilità di tutelare dal punto di vista giuridico i nostri beni comuni, quindi anche le infrastrutture, quindi insomma attenzione, perché non so se la Lega cavalcherà quest'onda molto molto importante. Penso che la decisione del Movimento 5 Stelle possa essere assolutamente positiva, quindi assegno yes, quindi sì, mi auguro di averli sicuramente al fianco, anche perché servirà, ripeto, anche
l'operato degli autenticatori per quanto riguarda il sistema di raccolta firme, perché un conto è raccogliere velocemente di pranzo in pranzo, di banchetto in banchetto, ma servirà poi anche autenticarle, portarle in comune, tutto quello che abbiamo realizzato anche durante le fasi di raccolta delle firme nel giugno del, prima del referendum del giugno del 2011, quindi c'è un bel lavoro insomma da farsi, un po' più allenati, un po' più preparati lo siamo, però ripeto, bisogna partire sicuramente a sprombattuto, partire con una carica micidiale, perché ripeto, qua ne va sicuramente del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. Regalare, ripeto, il nostro presente e futuro al sistema neoliberale mi sembra che sia cosa invericonda per tutti quanti noi altri, visto che quello che viene definito il mondo a tutto estrattivismo, oppure diciamo post-globalizzazione, perché una certa crisi la sta sicuramente conoscendo anche la stessa globalizzazione, quella inferta dagli anni 90 in poi, ebbene questa realtà è quella che cercherà, diciamo, di conquistare gli ultimi gioiellini a disposizione, gli ultimi beni comuni, a conquistare, a agganciarsi a questi ultimi, diciamo, piedistalli, tutto nel nome del profitto da parte loro. Ecco, noi dovremmo sicuramente vedere, diciamo, non nel profitto la difesa di questo, diciamo, ben di Dio, ripeto, lì dove abbiamo questa tutela di beni comuni, laddove abbiamo assolutamente quello che veniva sottolineato poi anche dal grande liberale, poi allora Luigi Einaudi, vedevo quando diceva che la cosa peggiore che può succedere attualmente parlando è che monopoli naturali finiscano nelle mani di monopolisti privati. Quello sta avvenendo purtroppo non con il contagocce, ma con una certa regolarità, e quando perdiamo di monopoli naturali poi diventiamo assolutamente, diciamo, schiavi d'essi, nel senso che dobbiamo rispettare i diktati di quelli che ci dicono: se vuoi usufruirne devi rispettarne, diciamo, le mie regole, le mie norme, le mie leggi. Per questo ponevo una domanda, ed è una notizia appunto alquanto calda per quanto riguarda la questione delle spiagge, verrebbe da dire stessa spiaggia, stesso mare, ma sempre gli stessi concessionari. Cioè, leggere che il governo continua ancora ad elargire favori nei confronti di chi gestisce i lidi, di chi gestisce le spiagge, non è un bel sentire assolutamente. Noi raccontavamo tra il serio e il faceto tutto quello che oggi sta avvenendo nei nostri contesti isolani rispetto ai ricordi degli anni 70-80, quando si andava sicuramente con le bocce in legno piuttosto che quelle ricolme d'acqua a giochicchiare in spiaggia. Adesso come minimo ti prendi una pallettonata, diciamo, a salve se tutto va bene, o la denuncia, perché qua abbiamo unicamente tutto completamente circoscritto al sistema, diciamo, della privatizzazione, e quindi di una certa dominanza di predominio, ci stanno i padroni. E attenzione, perché siamo di fronte a un settore, quello della balneazione, che permette di realizzare a livello nazionale ogni anno, cioè ogni 365 giorni, la beltà di 15 miliardi di euro. 15 miliardi di euro è un grande malloppo di soldini che potrebbero poi essere incamerati dallo Stato e investiti laddove si ha bisogno, che sia l'aspetto, diciamo, delle pensioni, piuttosto che la, diciamo, ristrutturazione del sistema scolastico, dei centri anziani, piuttosto che gli ospedali. Cioè, avremo tanti luoghi lì dove bisogna investire, sto pensando al dissesto idrogeologico, oppure la rimessa in sesto secondo l'equilibrio del nostro sistema naturale. Dicevo, un settore che realizza 15 miliardi, attenzione, 15 miliardi sono sempre, perché mi piace parlare in vecchie lire sempre, da meglio la misura del tutto, 30 mila miliardi di vecchie lire, 30 mila miliardi di vecchie lire, che da 15 miliardi lo Stato incassa unicamente 103 milioni, vuol dire che quindi 14 milioni e circa 900, cioè 14 miliardi, 900 milioni di euro vengono sicuramente, diciamo, intascati da chi gestisce, diciamo, questo ben di Dio, è ovvio. Quindi 103 milioni incassa lo Stato a fronte di un settore che incassa 15 miliardi di euro. La sproporzione è immane, la sproporzione è immensa, e ripeto, stante alle ultime notizie per quanto riguarda quello che concerne il sistema appunto di concessione balneare, sembra che purtroppo questo governo lasci troppa libertà di azione a loro signori. Anche per questo gli ambientalisti sono, diciamo, sono fioccati subito sul piede di guerra, ed è per questo che ne parleremo prossimamente, perché ripeto, tra le varie questioni e le varie promesse mi sembrava che ci fosse anche quella, insomma, di modificare quello che era il sistema di concessione balneare. Se dalla concessione balneare passiamo a quella autostradale, diciamo poc'anzi, che a partire a gennaio del prossimo anno, non con percentuali rispetto agli anni passati, ma comunque avremo anche quindi nuovi aumenti, attenzione, uno può sicuramente introdurre gli aumenti a fronte di determinati investimenti, ammodernamenti, di interventi che sono stati fatti. Poi quando leggiamo che i ponti bisognerebbero di manutenzione straordinaria, piuttosto che cavalcavie, piuttosto che le gallerie, così i manti stradali, cioè abbiamo capito che i signori ogni santo inizio d'anno chiedono degli aumenti
sotto forma di pedaggi che andremo a pagare in maniera più elevata. Incamerano tanti quei soldini, le promesse sono quelle di investirli, ma questo non viene fatto perché, ripeto, gli investimenti sono veramente molto, spesse volte molto risibili, molto ridicoli, a fronte invece di quello che viene rilasciato nel sistema, diciamo, degli azionisti attraverso i dividendi. Ecco, questo è sicuramente il traguardo che si prefiggono questi grandi gruppi, e quando parliamo di grandi gruppi in Italia, nel sistema delle costruzioni, li elenchiamo sulle dita di poco più di mezza mano, cioè abbiamo Salini Impregilo, la CMC e poi la Condotte e poco altro. Se parliamo, diciamo, di grandi concessionari, siamo di fronte a tre grandi nomi che primeggiano a livello assoluto in Italia, parlando dei Benetton, dei Toto e dei Gavio. Sono questi che hanno, diciamo, questa grande gallina dalle uova d'oro che somministra loro dei profitti e degli interessi colossali che gli permettono sicuramente di gestire tutto questo ben di Dio che è stato nel frattempo svenduto negli anni passati, perché si doveva allora fare cassa, ma la cassa la fai se sicuramente tieni a livello pubblico e con sana ed equilibrata manutenzione tutti questi manufatti, tutte queste, diciamo, infrastrutture, e nel frattempo realizzi costantemente qualcosina da mettere in cassa, altrimenti quando li hai persi sì, hai sto bottino iniziale, ma ripeto, nei confronti del nostro Everest di debito pubblico possiamo svendere tutto quello che volete in termini, diciamo, di acqua, di tanto altro ben di Dio, inteso bene comune o sociale o sovrano, ma state pur certi che abbatterà, diciamo, il debito pubblico di così di poco nulla, per cui non ne vale la pena, il gioco non vale la candela assolutamente. Detto questo, ripeto, questa penso sia una battaglia importante, è un tema non magari così semplice, per quello ho fatto anche la domanda dal Alberto per quanto riguarda gli slogan da mettersi in campo, perché se andate a leggere sicuramente c'è da sconfinare in tanta di quella realtà che metà basterebbe per quanto riguarda, diciamo, l'insieme di questi beni, le battaglie degli ultimi 10 anni per quanto riguarda i beni comunisti, come li chiama sicuramente in grande stile in uno dei suoi ultimi libri Ugo Mattei, che è il redattore, appunto, con Alberto Lucarelli, che abbiamo appena sentito in diretta, appunto, di quesiti di allora e di quelli che saranno prossimi anche per quanto riguarda il momento di un eventuale futuro referendum, ma dico, serviranno degli slogan che devono arrivare ad attecchire in maniera direttissima e micidialmente vincente. Come si fece allora? Si scrive acqua, si legge democrazia, due sì per l'acqua bene comune, cioè noi cosa dicevamo? Praticamente noi aggiungevamo: questi ci vogliono fottere l'acqua, questi vogliono mercificare il nostro oro più importante. La gente capì questo, perché non è che tutti possono sicuramente tuffarsi, visto sicuramente cosa comporta il lavoro in un giorno, la famiglia, i CEI e tante altre, diciamo, hobby, interessi, diventa difficile, quindi serviranno degli slogan sicuramente che attecchiscano. Se c'è la goccia è gin, cioè dobbiamo arrivare veramente, diciamo, a martellare in maniera costante con dei mantra semplici e direttissimi per quindi confezionare quello che dovrebbe essere intanto una raccolta firme esagerata, imponente, di oltre 1 milione. Ne bastano comunque 50.000 per una legge di iniziativa popolare, però è ovvio, 50.000 sarebbe un'espressione di pochi, serve veramente un grande malloppo in maniera tale che magari anche quella carta stampata che ha poco interesse sicuramente, e lo avrà per forza di cose, di sostenere tutta sta roba qua, ne debba parlare, perché se raccoglie oltre 1 milione di voti, cioè uno ogni 60 abitanti o poco più a livello nazionale, qualcosina di interessante molto probabilmente ci sta nel piatto, e quindi saranno, diciamo, quindi obbligati magari a parlarne. Poi che si riesca ad avere anche dei riflettori accesi a livello mediatico con il sistema mainstream ne dubito tantissimo. Ricordo ancora le battaglie per l'acqua, cioè al nostro fianco allora non avevamo né il sistema partitico, se non in maniera molto furbesca qualche refolo volpino del sistema del Partito Democratico, che aveva l'unico intendimento che era quello di smacchiare il giaguaro inteso Berlusconi. Io feci delle serate anche informative e ci si attaccava, ci si colpiva a modo, diciamo, di combattimento a tutto gallo, combattimento dei galli per capirci, per quanto riguardava la questione dell'acqua pubblica, come gestirla. Un conto è quello che abbiamo sentito oggi attraverso la grande opera che ha fatto anche Alberto Lucarelli, c'è, cioè, un'azienda speciale per l'ABC di Napoli. Un conto è l'acqua gestita in maniera, diciamo, mista, pubblico-privato, che è nel comandamento principale del sistema del Partito Democratico, da Bersani in poi tutti, ma l'acqua non ce l'ha da Dio, ma dopo dobbiamo restituirla pulita, cioè un saccaccio di frottole e balle, che poi sono quelle che però si sono impresse in termini reali di gestione del servizio idrico integrato in tutta la Toscana, o quasi, con tutta, diciamo, quella sfaccettatura
sfumatura di gestioni che ci ha fatto capire che o si va verso, diciamo, una ripubblicizzazione seria con le aziende speciali o roba molto similare, oppure non si va da nessuna parte. Dico la Toscana perché si partì nel 99 ad Arezzo con la privatizzazione dell'acqua e sapete benissimo quanto si sono incazzati gli aretini. E poi tanta realtà, la Toscana Firenze con Publiacque, insomma ragazzi, veramente ne abbiamo denunciate tutti i colori, sul fronte Pisa piuttosto che Livorno, cioè l'acqua gestita in maniera diversa rispetto a quello che era l'esito del referendum, ma la società mista pubblico-privato, vede sempre il privato, almeno a livello di consiglio di amministrazione, dominare ampiamente la scena e non è applicare l'esito del referendum. Quindi il Partito Democratico facevano passare sicuramente una verità che non ci stava per nessun motivo al mondo, per questo ci si batti beccavo ogni tanto, insomma, nelle serate. Poi è ovvio che erano anche per il sì all'acqua pubblica e invitavano a votare quello. Adesso vedremo comunque anche le varie, diciamo, realtà partitiche come si schiereranno una volta che dovrebbe partire il tutto. Sentivo di questo 20 gennaio, però insomma sarà poi da decidersi attraverso la decisione appunto della Cassazione e quant'altro, ma sentivo come a te mi sembrava accennarsi al 20 gennaio, quindi è un momento fresco, dovremo sicuramente, come dicevo prima, riscaldare con tanto attivismo, tanta buona lotta e quindi portare a conoscenza a più fronti possibili tutto questo. Poi è ovvio che tanti comitati sono già sicuramente praticamente pronti, diciamo, a scattare quando sarà dato, diciamo, il fischio d'inizio del tutto, e ci sono questi canonici sei mesi. Possono sembrare tanti, ma sono anche pochi, tanto quanto non si parte in maniera seriosa, capace. Bisogna fare rete a livello nazionale, ripeto, mettere tanti contesti sociali all'interno di questa battaglia. Ecco perché, nonostante io sia distante secoli luce dal mondo clericale cattolico, ho visto che però i preti allora, con poche dichiarazioni, portarono tante persone, diciamo, a schierarsi dalla nostra parte a difesa dell'acqua e soprattutto si raccolsero tante firme. Io ho sempre quell'esempio a Vedelago, quando avevamo qualche decina di firme, poi all'ultima messa al mattino il prete fa l'appello, ci siamo trovati in una fila che raccoglieva oltre 200 persone, cioè questa è la realtà, con suori in mezzo e tutto, questo praticamente nella piazzetta adiacente al municipio, alla chiesa di Vedelago, lì tra Castelfranco Veneto and Istrana Paese Treviso, per cui sarà da rimboccarsi le maniche e quindi partire alla grande. Come radio sicuramente affiancheremo tutto questo, poi anche il nostro buon amico di Moneta Bene Comune intervisterà Ugo Mattei e altri responsabili, così farò anch'io, così speriamo facciano anche altri qua dentro, ma comunque ripeto, la cornice sulla quale operare e lavorare l'abbiamo praticamente capita. Io direi in maniera molto semplicistica, si tratta, ripeto, di costruire, o meglio applicare all'interno del codice civile, cosa che non viene fatta dal 1942, degli strumenti giuridici che portino alla tutela dei nostri beni principali, beni comuni, beni sociali, beni sovrani, e quindi c'è questo assoluto bisogno di strumenti giuridici che ci tutelino per quanto riguarda le artigliate del fronte estrattivista, del fronte monopolista, del fronte neoliberista, mercantilista, cioè possiamo dirlo in mille maniere, ma comunque di chi ha unicamente interesse di conquistare questi beni di Dio per realizzarne profitto, che poi, ripeto sempre, secondo il punto di vista si espande, si allarga a una forma di controllo e potere anche nei nostri confronti. Quindi tante le battaglie accese, tante le battaglie calde su tutti i fronti, e Radio Gamma 5, come sempre ha fatto, ne parlerà in maniera diretta, trasparente, immediata, ma soprattutto serve stavolta anche una buona dose di stacanovismo, nel senso di scendere in strada e operare nella raccolta firme. Magari lo potremo fare nei contesti radiofonici, sicuramente, magari speriamo che tutto parta proprio magari nella fine gennaio, e quindi a febbraio magari essere pronti, però un conto è essere pronti al pranzo a raccogliere 200, 300, 400 firme, ma se non abbiamo l'autenticatore noi non andiamo da nessuna parte. Speriamo allora che almeno il fronte dell'M5S ci possa affiancare con estrema, diciamo, naturalità e velocità. Dico questo perché altre volte è capitato che prima di avere un autenticatore, ricordo anche la questione di strana, mille telefonate, sì, no, ma gli orari, questo, insomma, diventano, diciamo, pietre preziose sti signori qua quando abbisognano. E però, ripeto, mi auguro che, quindi se avete conoscenze anche per quanto riguarda chi materialmente può dare una mano, poi sarà andare nei comuni e quindi certificare il tutto ulteriormente, per cui
c'è veramente da fare. Poi avremo anche, perché so che si tufferà veramente a capofitto all'interno della questione Mattia Donadel con l'amico Sergio, e quindi Mira 20 e 30, quindi comitato opzione zero, e di conseguenza lo avremo magari anche all'inizio magari dell'anno, in prossimità della raccolta firme, e loro magari ci daranno anche ulteriori dritte su come organizzare la raccolta, su come sostenerla, su come diffonderla, su come alimentarla. Cioè qui i termini escono anche veloci, però ripeto, tra dire e il fare ci sta di mezzo sicuramente l'oceano in sto caso, e dovremmo darci da fare tutti, nessuno escluso, per quanto riguarda, ripeto, una battaglia importantissima e di vitale quindi importanza. Difficile magari sicuramente attecchire nei vostri cuori oggi, in considerazione del fatto che siamo il 24 dicembre, quindi momento di regali, regalucci e comunque auguri vari, ed è quello che abbiamo cercato di fare oggi per quanto riguarda soprattutto il fatto che non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno ad esso. Vabbè, noi intorno sicuramente a questa battaglia speriamo di trovare tantissima gente come riusciamo a fare allora, e magari insomma se i sei mesi andranno oltre anche alla giornata della nostra festa, penso proprio di sì, perché forse anche il 20 di gennaio, noi il 2 e il 3 di giugno, nel caso si riesca ad organizzare la festa, perché ripeto, un conto è dirlo, un conto è farlo, un conto è portarlo poi a compimento, un lavoro del genere. Noi inizieremo a lavorare diciamo da gennaio, febbraio sono i mesi caldi del lavoro, poi si tratta solamente diciamo di mettere un po' più in equilibrio l'organizzazione, però bisogna partire immediatamente. Ecco, direi nel caso di giugno potrebbe diventare devastante veramente, nel senso costruttivo e positivo, raccogliere tante firme, però magari abbiamo quello che, visto che il tema potrebbe essere quello della canapa terapeutica, non si sente tanto diciamo in aiuto nostro per affiancarci in quel sistema di autenticare le firme, ecco. Però ripeto, se avete conoscenti, avete amicizie, buttate già là il verbo di preparazione a questa raccolta firme, e poi tutto quello che seguirà, perché poi sarà da informare anche con tutto quello che faremo via microfono, ma in serate informative, anche il motivo per il quale votare a quel referendum per la difesa di questi beni comuni. Tanto raccogliamo le firme, ripeto, più se ne raccoglie più riusciamo a fare una determinata pressione anche nei confronti di un sistema che ci vede sicuramente come il sale negli occhi, per il semplice motivo che noi non siamo sicuramente carne facile, insomma, per diventare, quindi non siamo esca facile per loro signori. Parlo del sistema mainstream, però noi dovremmo andare nei comuni, laddove magari la speranza è quella di avere magari sotto mano dei comuni da tutta lista civica con chi ne capisce qualcosa. Io ricordo, l'abbiamo fatto per l'acqua, ma non è stato diciamo di una semplicità così facilona, nel senso che bisognava stare lì un po' anche a pregare ogni tanto di essere presente, perché non è che uno possa arrivare là lunedì mattina, sì, per carità, possiamo organizzare anche durante la fase del mercato come facciamo allora, ma di solito è magari più utile raccogliere il sabato o la domenica. Però ripeto, il pranzo potrebbe essere un'idea, sempre che noi nel frattempo si sia in grado di avere praticamente tutti diciamo questi moduli da compilare, e soprattutto ripeto, un autenticatore, lì che pagheremo il pranzo, cacchio, non lo so. Io nel frattempo mi dimenticavo, sentivo proprio stamattina il nostro buon pirata, che saluto, faccio gli auguri e abbraccio fortemente, perché sarà dei nostri domenica 20 gennaio. Domenica 20 gennaio abbiamo già un bel po' di prenotazioni, a quota 70 indicativamente noi dobbiamo fermarci, ma comunque adesso c'è ancora posto, ovvio. Domenica 20 gennaio alle ore 12:30 in sede radio abbiamo questo appuntamento che vuole riscaldare un po' i cuori e non solo, a tutta bagna cauda. Faremo quella tradizionale o quella vegana, è una specialità che abbiamo imparato dai nostri amici in Ottava, ma che abbiamo allargato anche grazie alla sapienza, grazie all'allenamento e ai miracoli delle nostre spose. L'abbiamo allargata alla polenta soprattutto, perché loro dicono madonna polenta, no, invece la polenta intinta, ragazzi, all'interno dei foyot diventa una masticata paradisiaca, celestiale. E oltre alla polenta però intingeremo anche colorata verdura di stagione, quella prossima ai nostri sistemi produttivi, e lo faremo appunto in questi foyot. Sono questi contenitori riscaldati in terracotta con la candeletta sotto, che tiene sempre diciamo ampiamente caldo il tutto, e ripeto, è soprattutto un piatto che verte su un rito conviviale, la condivisione del cibo in maniera collettiva, è una bella mangiata, oltre che non fa male, perché anche diciamo quella tradizionale vuol dire che questa tiene praticamente
praticamente l'acciuga e l'altra non la tiene, tiene diciamo un sistema di lavorazione dei carciofi in maniera straordinaria. Assaggiatele tutte e due, ne faremo sicuramente in maniera da, diciamo, da doppio assaggio, e poi avremo anche i dolci delle spose. Questo ci permette intanto di stare assieme in prossimità dei giorni della merla, fa caldo, spegni tutto il riscaldamento a casa, risparmiai, vieni qua, se scaldiamo praticamente come nella capanna di Betlemme con il fiato. Detto questo, nel senso che Foyot vi riscalderà il cuore, non solo, faremo questa mangiata molto aggregante, il tutto ad offerta assolutamente libera, come appunto nello spirito e nella tradizione appunto della Bagna Cauda, e avremo con noi altri anche il nostro Giorgio Pirata, che ringrazio sin d'ora. Allestiremo quindi una buona dose di musica, ma soprattutto ci alleneremo per quanto riguarda il fronte del karaoke, faremo questa garetta insomma con magari di premi se riusciremo ad avere nel frattempo, o comunque ci si divertirà con la realtà del karaoke, perché poi vorremmo riproporlo anche in una piazza molto più ampia, che è quella diciamo del febbraio del prossimo anno, per il 43esimo compleanno dei 94 MHz. Per cui il 20 di gennaio intanto ci si prenota, la prenotazione ormai al consueto numero 347-6618-523 della fonte, 347-6618-523 chiude il sabato pomeriggio. E a parte questo vi aspettiamo, perché ripeto, per chi l'ha già assaggiata avrà sicuramente, si sarà veramente leccato i baffi fino in fondo, e il piacere è enorme, perché ripeto è veramente una pietanza che ha molto diciamo di aggregante ed è oltretutto molto molto naturale, perché si intingono tutta una serie di verdure di stagione che portano il nostro diciamo spirito corporeo ad elevarsi, passiamola così, comunque noi la gestiamo insieme, e abbiamo anche quindi ufficialmente da stamattina, e ringrazio e il nostro Pirata con musica, quindi se vogliamo allarghiamo un po' i toe, facciamo un po' di balli. Saluto la bambina che è dall'altra parte, con i capelli lunghi, saluto la bambina che sta sorridendo dall'altra parte, e quindi una nuova speaker futura praticamente, abbiamo una nuova speaker che come meglio iniziali da piccoli giustamente, quindi la mamma mi saluta, quindi sempre qui la trasmissione dopo con la figlia giustamente, insomma, quindi farà gli auguri anche con il calare infantile che è straordinario. Ciao Luca, auguri color granata Tommaso, Tommaso grandi auguri, un abbraccio forte, e è andata male anche sabato scorso perché era completamente vinta la partita, dormiamo veramente che metà basta, e quindi bisognerebbe veramente dare una sterzata. Luca, tanti auguri di buone feste, tante le E, quasi quasi insuperabili, nel senso quasi da superare quelle diciamo del nostro 883, e questo è Steve di Vicenza che ringrazio. Io vi mando un'infinità di auguri, indipendentemente che voi siate dalla parte del Natale, che non siate dalla parte del Natale, io stasera sarò sicuramente diciamo in quel di Castelfranco Veneto lungo le fosse a mirare un po', sicuramente tutto quello che ci costa l'ira di Dio per quanto riguarda le luminarie, e osservare un po' anche magari queste nuove mode che vanno in questi nuovi centri di socializzazione, inteso le chiese, anche se però le capanne moderne tanti mi dicono essere i centri commerciali, ecco, per questo periodo cerchiamo di starne un po' fuori e distanti da queste nuove capanne a tutta Betlemme che sono i centri commerciali. Quindi è stata un'annata, ma comunque finiremo lunedì prossimo, faremo un po' rinverdiremo un po' le battaglie appunto di quest'anno per quanto riguarda i fronti che abbiamo toccato. Ricordo comunque il 20 gennaio aumento di Bagna Cauda per tutti quelli che possono dare una mano, ci sta la tredicesima, ci sta la possibilità di avere la nonna che magari oppure perso il dentino, arriva la formica e nel buco del muro, perché ormai abbiamo case completamente bucherellate, non abbiamo più soldi per metterle a posto, ricolmo de schei, anzi andiamo a togliere anche le mattonelle di allora, perché tanti soldi erano stati messi là di dentino in dentino perso, ma ci sta la possibilità di un conto corrente postale 25 38 64 59 di un bonifico, e dobbiamo veramente ringraziare, le notizie che arrivano sono quelle veramente diciamo di copiose gocce che alimentano il nostro fiume, che diventa sicuramente il nostro mare, che si tuffa in un grande oceano. 43 anni di forte attività con i nostri pregi, i nostri difetti, i nostri alti, i nostri bassi, con tutto quello che abbiamo sicuramente diciamo raccontato da qua dentro, o meglio narrato, perché ormai è tutta narrazione, quindi devo anch'io portarmi ai tempi correnti, e tutto quello che abbiamo narrato e continueremo sicuramente a fare con tutti quelli che cercheranno di impallinare il nostro sistema vita radiofonica, ma siamo abituati, ne abbiamo messa una grande corazza e andremo comunque avanti in maniera inesorabile. Partiremo con un po' di informazioni anche nelle serate da febbraio in poi per quanto riguarda le sementi, l'alimentazione, i doctor, di tutto e di più, per cui ripeto, cerchiamo di fare questo. Poi ci sta anche la pizzata a marzo dal buon Gianni, con un impasto favorevole, un impasto vincente, altamente digeribile, quindi a marzo ci sta la pizzata da il nostro buon
Quindi Gianni, quello della pizzeria al telefono, passateci nel frattempo, perché la miglior pizza eletta con un 110 si gode è veramente quella che potete assaggiare e quindi diciamo metabolizzare da quelle parti. Per quanto riguarda il resto, sapete che poi avremo tante altre occasioni per organizzare il tutto di più. Un appello che faccio a tutti è quello, diciamo, di essere sempre pronti a lottare fino in fondo, perché nonostante la parola lotta possa mettere in cutere timore, ragazzi, la nostra vita oggi è fatta sicuramente a mo' di lotta, con la L maiuscola e minuscola. Questo è quello che abbiamo di fronte. Non c'è nulla di più triste in questo mondo che svegliarsi la mattina di Natale e non essere un bambino. Io ce l'ho di là il bambino, anzi una bambina. Detto questo, tredicesima la Esparia. No, mi arrivo anche questa, perché la tredicesima Esparia, vabbè, oh, miracoli non li possiamo fare assolutamente. Noi comunque già ringraziamo tutti quelli che, ripeto, diventano veramente esseri importanti per quanto riguarda il mantenimento del nostro nido radiofonico, però questo è un grande nido costruito grazie a Franco 43 anni fa. Poi in questo grande solco cerchiamo sicuramente di tenere la barra più dritta possibile, poi non è che riusciamo sempre sicuramente a compiere, diciamo, dei grandi e veri miracoli, però ripeto, se ancora oggi sentite queste trasmissioni vuol dire che insomma abbiamo edificato bene almeno questi primi 43 piani. Il sogno è quello di tanto di arrivare al 50° anniversario e regalarsi veramente una giornata strepitosa, ma lo faremo sicuramente anche a febbraio del 2018. Nel frattempo l'abbraccio che voglio dare in maniera forte a tutti quelli che fanno parte della nostra grande formazione di base, sono le nostre grandi energie che da sempre pullulano sicuramente anche queste nostre trasmissioni, prima, durante e dopo, e c'è tutti quelli che sono ascesi in migliore vita. L'ultimo è stato Gigia, il Tex, cioè tutti veramente i nostri, Mauro, tutti quelli che abbiamo ricordato purtroppo in questo anno che non è stato un anno solo, diciamo, di sorrisi, di lotte e quant'altro, ma la vita purtroppo sappiamo che a volte ci destina anche questo, e però sentiamo fortemente ancora al nostro fianco, ed è questo che ci dà motivo sicuramente per andare avanti. Ringrazio tutti i messaggi di oggi, ringrazio tutti quelli che sicuramente sono all'ascolto, quelli che continueranno ad ascoltare Radio Gamma 5, tutti quelli che quindi daranno man forte ad una radio che ha uno slogan molto semplice e che dice esattamente questo: resistere per esistere. Con questo vi saluto, vi dico in alto i cuori e quindi sussum corda, che sia un Natale come piace a voi, che ci crediate o no, ripeto ancora, non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno. Va bene, ciao a tutti, in alto i cuori e che Dio ce la mandi buona. Anzi, speriamo vada tutto bene, un grazie a tutti quanti, a posto. E con questo a posto vi destino questi microsecondi prima della pubblicità. Ciao a tutti, un abbraccio forte forte, a tutto buon Natale, ciao. Status quo, li assaggeremo lunedì prossimo, ciao bei. Cari amici di Radio Gamma 5, non vi fidate, controllate la vostra banca. Fate come Silvia, prima era lei ad avere problemi, adesso è la banca e le persone che hanno fatto il fido ad avere problemi civili e penali per usura contrattuale e applicata. Pensate che circa l'80% dei finanziamenti, leasing e mutui, anche prima casa, sono o illeciti o usurati, anche se è previsto il tasso zero. Fai come Silvia e altre migliaia di famiglie e imprese. Alza la testa, controlla, svegliati. Fidati di Alfredo Bellucco e del suo staff, consulenza e analisi gratuite, e naturalmente andate sul sito alfredobelluco.it o telefonate al numero verde 800 814 603, ripeto alfredobelluco.it oppure telefonate all'800 814 603. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
basta una scintilla monitera gigantesca, enorme, grossa, petroliera. Ridammi la mia aria, mi voglio la mia aria, quella che mi serve tutti i giorni a sopravvivere. Riprenditi il carbonio, riprenditi il metano, e vai in un altro mondo ad adorare il Dio Pano. Guidami la mia aria, per ogni litro d'oro nero hai riempito un campo e un cimitero, hai affidato le clero e a tutti gli altri hai dato coca e zero. Ridammi la mia aria, rivoglio la mia aria, tu ti prendi il carbonio e prova a far ballare. Quindi buona vigilia a tutti quanti da Arte Scalza, io qua sono in radio, sono